Ricordo che è ordinario di letteratura inglese e studi culturali e che si occupa di letteratura di genere, di geografie urbane, di crime fiction, di gender studies, di post-colonial studies, e, oltre che essere scrittrice riconosciuta e vincitrice di premi vari. Assieme a lei ci saranno Mini Ferrara, che è direttrice del Master in Series Development e sviluppo e produzione creativa della serialità, oltre a essere la direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, che è già qui, e poi c'è anche Paolo Inghilleri, che è professore di psicologia sociale del lavoro e dell'organizzazione al Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali di Milano. Lascio la parola a Nicoletta e se c'è bisogno di prendere una pausa deciderà lei quando. Grazie. Grazie, grazie. Siete stati perfetti come tempistica. Speriamo che riesca ad esserlo anch'io relativamente breve. Mi viene qualche dubbio, semplicemente legato al fatto che in realtà adesso ci spostiamo su un territorio diverso, nel senso che cioè, io sono dentro questo evento un po' con una doppia funzione, nel senso che da una parte appunto ero dentro nel gruppo che ha ideato DocuCity e da questo punto di vista il discorso che faceva Annalisa, da questo e da altri, però da questo in particolare il discorso che faceva Annalisa è molto interessante, importante, significativo per me e come si dice, fa suonare un campanello, nel senso che i ragionamenti che faceva Annalisa si legano tantissimo per esempio, alla cinematografia di Alan Maglio e Made in Paulos, ad Asmarina, che è stato una delle esperienze più belle nella storia di DocuCity. D'altra parte, però, io non insegno sociologia, quindi non posso usare la strumentazione visuale e il testo visuale come mezzo come dire, muovermi sul territorio, cercare di costruire dei laboratori che comunque non siano soltanto di decodifica, di osservazione del testo visivo, ma siano proprio di produzione del testo visivo. Perché di fatto io insegno studi culturali e arrivo dalla letteratura. Per cui quello che cercherò di fare in effetti è costruire un sistema di spunti, anzi no, mostrare più semplicemente quello che ci fa una docente come me, una ricercatrice come me, con un testo di cinema documentario che necessariamente viene utilizzato non tanto come un testo filmico, ma come un discorso nel quale si intrecciano relazioni di potere, quindi una tessitura testuale che mi serve da due punti di vista con i miei studenti, e poi dopo passiamo al discorso sulla ricerca, cioè mi serve da una parte per sollevare alcune tematiche importanti che sono legate al percorso di studi che i miei studenti stanno facendo e dall'altra mi serve a farli ragionare sul modo in cui è costruito un testo, no? Quindi sulle componenti che entrano nel gioco. Per cui questo per dirvi che non ci sarà negli spunti che tirerò fuori in questa sede, non c'è un riferimento a un'esperienza specifica. Cioè, piuttosto una sorta di esempio del lavoro che ho fatto o cercato di fare con i materiali che sono disponibili in DocuCity. Allora, adesso cerco di fare da sola, cioè di dividere da sola, di condividere da sola la mia presentazione, magari tornando all'inizio. Vedete il mio schermo? Sì. Ecco, allora cominciamo da qua, cominciamo da questo strano titolo che ho scelto e che poi la cui ragione diverrà chiara, spero, man mano che vado avanti con la mia argomentazione. Allora, vi dicevo prima, quello che io insegno, la materia che io insegno, si chiama studi culturali, che è in realtà una disciplina molto diffusa a livello internazionale, ma in realtà pochissimo frequentata in Italia ed si colloca in una sorta di territorio Comanche tra, nel caso italiano, tra letteratura, sociologia, antropologia, visual studies, gender studies, migration studies, e quello che accade quando ci si occupa di questo tipo di orientamento disciplinare, che si cerca di pescare dal punto di vista dell'assortimento testuale, si cerca di prendere in considerazione dei testi che siano tematicamente attinenti al corso di laurea nel quale si sta lavorando,
Ma per analizzare i quali si finisce per utilizzare una strumentazione molto diversificata, una cassetta degli attrezzi molto, molto diversificata. In sintesi, vale quello che vi dicevo poco fa. Quello che faccio io, che farò io in questa mia presentazione, è considerare il testo di cinema del reale, il documentario nello specifico, come un discorso nel quale si intrecciano, secondo la definizione che ne dà Michel Foucault, un discorso nel quale si intrecciano relazioni di potere. Dentro questo testo, però, io devo trovare il modo di inserire un ragionamento che abbia a che fare con le tematiche che sono, che, con la tematica che voglio affrontare, e di fatto le tematiche che finisco per affrontare più di frequente insegnando a mediazione linguistica e culturale, e peraltro le tematiche che ben si agganciano al discorso che faceva Annalisa Frisina, hanno a che fare con la rappresentazione dell'altro. Allora, in questa rappresentazione dell'altro, la prima cosa che devo capire è che cosa ci faccio col cinema del reale. Perché questo tipo di testo può essere particolarmente interessante per me e per i miei studenti? Vabbè, il primo aspetto di notevole interesse è che un documentario di fatto è configurato come testo, come luogo nel quale si incrociano gli sguardi, in cui si incrociano vari sguardi. In sintesi, il documentario è il risultato dello sguardo del regista, certamente, però dentro il documentario ci sono sguardi, gli sguardi dei personaggi, degli attori, che nel cinema del reale sono persone reali, non stanno recitando una parte, non stanno recitando la parte di qualcun altro. E al di sopra di questi sguardi c'è lo sguardo di chi riceve il testo, quindi lo sguardo dello spettatore. Allora, come metto assieme tutte queste componenti? Che cosa ne faccio? In che modo queste componenti sono funzionali a fare un'operazione che per me è fondamentale, ovvero rendere visibile quello che normalmente non lo è, ragionare cioè sul profilo di un altro, di uno straniero, di una persona che non appartiene o che percepiamo come non appartenente alla nostra comunità. Come faccio a rendere questo profilo visibile usando un testo visivo? Io qua vi ho riportato quattro immagini che secondo me sono significative del tipo di ragionamento che mi interessava mettere a fuoco. Sono immagini molto semplici da decodificare, no? Perché abbiamo la fotografia di una scultura famosissima, ovvero la Pietà di Michelangelo, che è del tardo 400, e ne abbiamo una revisione, una rielaborazione, che è invece una scultura molto più recente, una scultura di Fabio Viale, di un artista che si chiama Fabio Viale, che è stata esposta a Milano nel 2018. Sotto ho selezionato un quadro, anche questo famosissimo, un quadro di Antonello da Messina, dell'Inizio del 400, che è appunto l'Annunciata di Palermo, e invece quella che trovate vicino è una foto realizzata da un fotografo, da un fotoreporter giovane e promettente, che ha tanto lavorato sulla rappresentazione dell'altro. E questa foto appartiene a un progetto che è ancora in corso, che si chiama The Game, ed è un progetto che si sviluppa tutto sul confine balcanico. Allora, perché queste foto mi sono utili? Mi sono utili perché fanno esattamente l'operazione che mi interessa. In queste foto, quello che i due artisti fanno, cioè rispettivamente Fabio Viale e Mario Badagliacca, è partire da un'immagine che è culturalmente per noi familiare, per noi occidentali familiare, e che quindi parla una lingua visuale che noi conosciamo, inserire in questa immagine, trasformare questa immagine, inserendo in questa immagine un elemento dissonante. Quindi in qualche modo viene utilizzata l'immagine di partenza, che è un'immagine di estrema familiarità, per rendere possibile la comprensione di una condizione che invece per noi non è assolutamente familiare. Quello che noi vediamo nelle seconde immagini, cioè nella Pietà revisionata e nella foto di Mario Badagliacca, è qualcosa che è un testo, insomma, che ci suona familiare in qualche modo, no? Che conosciamo, che identifichiamo, ma dentro il quale sono infilati segni che non sono così necessariamente familiari.
Il processo, secondo me, per come la vedo io, è un processo di traduzione visuale che somiglia in tutto e per tutto a quello che facciamo quando traduciamo un testo linguisticamente, cioè quando trasformiamo un testo, lo trasferiamo dall'inglese all'italiano. In entrambi i casi, alcuni elementi che appartengono a una determinata cultura vengono trasportati in una cultura altra. E l'ambizione è che il testo di partenza comunichi, risulti comprensibile nella cultura di arrivo e aiuti chi guarda questo testo a comprendere la condizione, a comprendere una condizione che altrimenti sarebbe per chi riceve il testo completamente, completamente incomprensibile. Dal punto di vista della didattica, devo dire che questo tipo di procedimento mi sembra che funzioni molto bene, nel senso che aiuta moltissimo, ha aiutato moltissimo sia me stessa che gli studenti, la mia esperienza a, come dire, innescare un processo di immedesimazione che è necessario, ma che non è totale, cioè bisogna comunque che il testo sia in grado anche di comunicare il permanere di una differenza, il permanere di una distanza. Poi, cos'è successo? In realtà, insomma, questo tipo di procedimento è da una parte cognitivo, ma dall'altra va costantemente coniugato con rispetto, ovvero il rischio che noi facciamo quando trasformiamo, quando ci appropriamo dell'esperienza dell'altro e la trasformiamo, la traduciamo in un testo prodotto da noi è un rischio di appropriazione, cioè rischiamo di fare nostro qualcosa che non ci appartiene, rischiamo di negare ancora una volta la voce all'altro. Questo è tutto l'impianto teorico, che in realtà è molto più complesso di così, ma l'ho semplificato, ma mi serviva soprattutto a preparare come dire, l'avvicinamento a questo testo di Andrea Caccia, che è un testo in realtà del tutto particolare da questo punto di vista. È un testo che peraltro, penso che molti di voi l'avranno visto, è un film che peraltro pone dei problemi di definizione non trascurabili, nel senso che è un corto, è sicuramente un corto. E peraltro è di una lunghezza assolutamente maneggevole nella pratica didattica, e viene spesso incasellato nella categoria del cinema documentario, perché ha determinate caratteristiche che a questa categoria rimandano, però nello stesso tempo il modo in cui il testo è costruito è la negazione del cinema documentario, è assolutamente, deliberatamente una rappresentazione che è il contrario di una rappresentazione mimetica, ed è anche esplicitamente un testo che indossa la vocazione narrativa, così spesso ignorata in questo genere cinematografico. Allora, no, io proverei a vedere la sequenza iniziale del film di Andrea Caccia e poi magari proviamo a commentare su quella. Anche qua ho l'ambizione di cavarmela da sola, vediamo Elena se ci riesco e se no ti chiedo aiuto. Avvisatemi se non si dovesse sentire, adesso vediamo quando parte il film. Mission
sono preso al web, non c'è nemmeno accorgo la decisione così. La trovo su Isabella, ma la vita. Se non ci sono piccolo qui, il baffaro più grande trasforma a un Io penso che ci possiamo fermare qua. Siete riusciti a sentire bene, sì? Sì. Assolutamente sì. Beh, allora, già dall'inizio questo testo di Andrea Caccia si presenta, cioè questo film di Andrea Caccia si presenta in un modo strano, no? Perché noi sappiamo che è un film italiano, sappiamo che è un film contemporaneo, non è stato girato 50 anni fa, e ci troviamo davanti a una superficie testuale veramente un po' strana, un po' bizzarra, nel senso che sia dal punto di vista della strumentazione tecnica, apparentemente questa strumentazione tecnica è inefficiente, certamente la qualità delle immagini non è la qualità delle immagini alle quali siamo, alla quale siamo abituati, e in più c'è questa voce narrante, questa voce che ci guida attraverso la storia, ci viene raccontata nel film, che non parla italiano. All'interno della cultura alla quale apparteniamo, quindi, questo film rappresenta ha una qualità assolutamente dissonante, è un testo che in qualche modo abbiamo bisogno di tradurre, ed è un testo che sicuramente si presenta come un'anomalia. Allora diventa interessante cercare di capire l'operazione che Andrea Caccia fa, io credo che questa operazione abbia delle caratteristiche specifiche. Vedremo poi, adesso non so quanti lo sanno e quanti hanno potuto vedere il film, vedremo poi che Andrea Caccia parte in realtà dalla volontà di rappresentare una vicenda ben precisa. Nel tentare di rappresentarla però attraverso la strumentazione filmica, Caccia fa un'operazione di traduzione, cioè trasforma una vicenda assolutamente reale, invece di raccontarla così com'è, la traduce in una storia che ha connotazioni che appaiono completamente finzionali e i cui dettagli poi dopo magari raccontiamo un pochino meglio. E questo è interessante perché la storia che Andrea Caccia racconta è essa stessa una storia di traduzione, cioè la storia di una traslazione, di uno spostamento, di un viaggio, in effetti, di un viaggio che vedremo non è riuscito, da un luogo a un altro. Ed è una migrazione, un viaggio di migrazione molto consueto, che conosciamo molto bene, estremamente frequente, talmente frequente da indurre uno scrittore come Salman Rushdie a affermare che noi tutti siamo ormai uomini tradotti. E tuttavia Caccia ritiene che per raccontare questa storia di viaggio, questa storia di migrazione, sia necessaria una codifica assolutamente straniante, cioè sia necessario usare una grammatica linguistica e visiva del tutto defamiliarizzante.
Il regista, quindi, nella codifica del testo, si allontana dalla presunta qualità mimetica del documentario, costruendo un testo che è più godibile, più percepibile, godibile lo è comunque, però più percepibile come un testo di finzione, propone questo testo al pubblico e il pubblico lo legge, può leggerlo in modi molto diversificati, perché la pista di decodifica che viene data, no, non è chiara fino alla fine del film. Quindi, cioè, qua l'operazione è interessante, un'operazione che sia dal punto di vista della didattica che della ricerca, per me è stata spesso una risorsa. Ho lavorato spessissimo su questo film di Andrea Caccia proprio perché ha questa qualità specifica. Ponendosi all'interno, cioè dentro un genere specifico che è appunto il cinema del reale, Caccia prende una vicenda tragica, una vicenda difficile da raccontare, e invece di raccontarla, di spiegarla nel modo in cui essa si è verificata, magari modificando qualche dettaglio, ma mantenendola sostanzialmente immutata, Caccia la traduce in un testo estraneo, in un testo che è estraneo da molti punti di vista. Dal punto di vista linguistico è quello che avete notato sicuramente tutti da subito, nel senso che appunto abbiamo una voce narrante che non parla italiano, il film è prodotto in Italia, il setting è chiaramente italiano perché Milano è riconoscibilissima, seppure molto straniata, e tuttavia, per qualche motivo che non sappiamo all'inizio del film, la lingua che viene usata è il francese. In più è anche, cioè, il documentario è anche straniante dal punto di vista del genere narrativo che viene scelto. Capiamo, andando avanti nel film, che la storia che ci viene raccontata è la voce narrante, è la voce di un alieno. Quindi, in pratica, Caccia decide di raccontare il reale attraverso una narrazione di fantascienza. Decide di raccontare una vicenda reale attraverso una narrazione di fantascienza. E qual è lo scopo? Qual è il risultato del discorso che Caccia mette insieme, in questo modo? Beh, il primo esito, il primo risultato, la prima sensazione che io stesso ho provato vedendo il film è una sensazione di estraneità, no? Che rientra nelle finalità di questo testo. Ci sembra di vedere uno spazio familiare, che è la città di Milano, attraverso occhi diversi. Un contesto familiare, contesto urbano familiare viene scompaginato, e viene scompaginato attraverso lo sguardo che lo descrive, che è allo stesso tempo lo sguardo del regista, che fa una scelta di regia ben precisa. E questo sguardo del regista è duplicato dallo sguardo della voce narrante, la persona che racconta, che appunto guarda questa città dall'esterno e guarda la terra dall'esterno, ce la descrive come se fosse appunto il rappresentante, come se lui stesso fosse il rappresentante di una cultura e di una civiltà aliena. È interessante questa operazione perché alla fine, cioè, è un testo che dal punto di vista della ricerca e dell'analisi è difficile, si presenta come un testo difficile perché non sappiamo dove metterlo, non sappiamo come collocarlo, non capiamo a quale genere appartenga e che cosa voglia fare il regista, almeno finché non arriviamo alla fine. E però l'altro aspetto della medaglia è che è un testo, che questo testo, è che proprio questa sensazione di estraneità che sembra pervadere tutto il testo, forse ci aiuta meglio a capire, no? A capire la vicenda che viene raccontata, a comprendere questa alterità che viene descritta, questa alterità che approda sulla terra nel film e che si trova a dover combattere con un contesto che è poco vivibile, no? Per l'identità che viene raccontata. Allora, cioè, naturalmente in tutto questo, e qua passo a un discorso che è un pochino più di ricerca piuttosto che di didattica, c'è, cioè, naturalmente in questo un ragionamento sul vedere, su che cosa significhi vedere, e sulle risorse che lo sguardo ha, non solo nel cinema documentario, ma nella rappresentazione per immagini in generale. E questo aspetto del film di Andrea Caccia, di solito funziona benissimo nel far capire agli studenti, e ha funzionato benissimo con me per far capire a me, quando ho iniziato a occuparmi di cinema documentario, quanto sia sbagliata
convinzione che il cinema di finzione sia, scusate, che il cinema documentario sia prevalentemente mimetico, come normalmente si pensa. Un po' si diceva anche ieri, no? Quando si diceva in realtà il cinema, anche e soprattutto il cinema documentario, è legato a una serie di variabili che rendono, che sono scelte rappresentative, scelte stilistiche, e esse rendono la rappresentazione di necessità tutt'altro che mimetica. Queste scelte hanno a che fare con l'angolazione della macchina da presa, col tipo di macchina da presa che uso, con la luce, con la musica, il montaggio, e a monte di tutte queste scelte, a monte di tutte queste scelte, poi c'è sempre un io. È un io che è l'io del regista, che è la soggettività del regista o della regista che realizza il film, e che quindi attraverso il suo sguardo opera un atto di scelta, sceglie quello che vuole guardare, quello che vuole guardare, quello che vuole rappresentare del reale. E però accanto alla scelta del regista c'è poi anche la scelta del pubblico, accanto allo sguardo del regista c'è anche lo sguardo del pubblico. Che cosa capiamo noi di questa rappresentazione? Che cosa arriva del processo di codifica che ha realizzato il regista? In che modo le immagini che sono state codificate dal regista, seguendo una certa grammatica, vengono decodificate da chi questa immagine le riceve? E qua naturalmente le risposte possono essere innumerevoli, e nel caso del film, voglio dire, gli esiti del processo di decodifica possono essere innumerevoli, almeno finché non si arriva alla fine del film, e nel caso specifico del film, questo lo possiamo saltare, nel caso specifico del film di Andrea Caccia, allora qui appunto c'è uno spoiler, Andrea intende, cioè quello che fa il regista in questo caso è prendere in considerazione appunto una storia reale che era accaduta pochissimo tempo prima rispetto al momento in cui Caccia decide di mettersi, appunto di utilizzare questa pellicola Super 8 che gli era avanzata per realizzare un film che sia un omaggio a questa vicenda. E la vicenda all'epoca ha sollevato una grande commozione, insomma circolato a livello internazionale moltissimo, perché era una storia in se stessa significativa ed estremamente toccante. Era la storia di questi due ragazzi molto giovani, Yagin Koita e Fodé Tonkara, e Fodé appunto è citato nel film stesso, due ragazzini che per abbandonare la Guinea, nella speranza di raggiungere un posto più ospitale, appunto di raggiungere la civilissima Europa, si infilano nel carrello di un aereo, di un Airbus che fa la spola tra Conakry e Bruxelles, e peraltro naturalmente non sopravvivono al viaggio. E peraltro i loro corpi vengono trovati parecchio tempo dopo rispetto al momento in cui i due ragazzi decidono di fuggire. Naturalmente i ragazzi muoiono assiderati, e tutto questo accade, i corpi vengono ritrovati il 29 luglio del 1999, quindi alla svolta del secolo, anche in un momento estremamente, estremamente significativo. Sul corpo, nei vestiti, nella giacca di uno dei due ragazzi viene trovata questa lettera scritta in francese, ed è una lettera ai potenti d'Europa, ed è una lettera nella quale l'Europa viene descritta in effetti come quello che non è, come quello che è nell'immaginario assolutamente, assolutamente coloniale, una sorta di Shangri-La dove sarà possibile trovare conforto, trovare una vita migliore, trovare pace e trovare una situazione, insomma una condizione di vita assolutamente diversa da quella alla quale i ragazzi sono abituati, che è l'unica che hanno conosciuto. Attraverso questa rappresentazione, in tutta evidenza, Andrea Caccia fa anche un altro discorso, no? Che è un discorso di rappresentazione non solo di questa vicenda, ma di, come lui stesso dice appunto in questo estratto che ho trovato in rete, attraverso questa vicenda intende rappresentare appunto l'alterità dell'immigrato, l'alterità di chi in buona misura è invisibile,
anche quando arriva in Europa, e l'operazione quindi che dichiaratamente viene fatta e quella che a me interessa è proprio questa operazione da cartina di tornasole, ovvero Caccia crea un contesto assolutamente straniato nel quale quello che prima, cioè l'identità che normalmente risulta per noi invisibile, viene portata ad evidenza, viene messa al centro della scena, sebbene non sia mantenuta come tale, ma seguendo i procedimenti che sono tipici del genere fantascienza, questa identità straniera viene estremizzata e viene trasformata in qualcosa che in un'identità che non è neanche umana. Per tutto il film noi osserviamo questo altro, o meglio ascoltiamo questo altro, e vediamo una Milano straniata, una Milano d'estate semi-abbandonata, come adesso non è più d'estate qualche anno fa, una Milano che è anche fatta di luoghi periferici, di aree, zone in costruzione, che quindi insolita da tanti punti di vista, e lo diventa ancora di più proprio perché guardata attraverso lo sguardo di un personaggio che comprendiamo essere un alieno, non un personaggio di questo pianeta. Quello che rende ancora più straniante la rappresentazione evidentemente è il linguaggio filmico che viene utilizzato, ovvero la strumentazione che viene usata in questo documentario per come dire, riferire una superficie filmica non omogenea, ruvida, imperfetta, con appunto un ronzio di sottofondo che rimane sostanzialmente costante, con immagini che non sono chiarissime, che sembrano sfocate, che insomma danno una sensazione di incompletezza del film, o quantomeno lo collocano, sembrano collocarlo idealmente, cronologicamente, in un momento che non è alla contemporaneità. Tutto questo si protrae per 18 minuti, il film è breve, ma è di impatto potentissimo, finché non arriviamo alla fine, cioè al momento in cui appunto l'enigma viene sciolto, e in sottotitoli bianchi su fondo nero, adesso vediamo se lo trovo subito, viene riportato sostanzialmente il testo della lettera che i due ragazzi avevano scritto. Monsieur le responsable de l'Europe, nous avons l'honneur, le plaisir de vous écrire cette lettre pour vous parler de l'objectif de notre voyage et de notre souffrance d'enfants et jeunes Africains. Thank you.
Allora, forse interromperei anche la condivisione, perché adesso faccio un paio di considerazioni conclusive e poi mi abbandono al dibattito. Allora, la cosa in realtà che mi sembra interessante di questo testo, poi ce ne sono stati altri, in realtà secondo me da un certo punto di vista Andrea Caccia è stato uno dei primi a usare questo espediente, però poi sono stati numerosi altri film, film documentari e di cinema del reale, che nell'affrontare questa questione della rappresentazione dell'altro dal punto di vista occidentale, ma anche no, hanno scelto un meccanismo piuttosto insolito, cioè invece di seguire la strategia tipica della documentazione, quindi una rappresentazione più possibile mimetica, anche posto che essa mimetica completamente non lo può essere, invece di scegliere questo tipo di punto di vista, hanno operato uno slittamento, cioè si sono spostati dalla volontà di rappresentazione realistica, del desiderio di rappresentazione realistica a una rappresentazione più narrativa, più finzionale. E c'è stato, come si diceva anche nei giorni passati, incontrandosi, insomma, parlandone con i discussant di questo panel, c'è questa tendenza sempre più marcata a tradurre soprattutto le situazioni che riguardano la migrazione attraverso dei meccanismi narrativi che appartengono alla narrazione finzionale. Penso anche a un film come Shipwreck che è diventato estremamente famoso in questo ambito, e lì in quel caso Shipwreck, poi ripreso da When They Feel the Fire Burning, che è questo film anch'esso sulla traversata mediterranea, nella quale in realtà tutta la narrazione ruota intorno a un fantasma, al fantasma di uno dei migranti che affoga durante la traversata, però continua a osservare il viaggio da questa condizione assolutamente, con questo sguardo assolutamente straniato. Allora, dal punto di vista della didattica, questa cosa è utilissima, perché verifico che nell'insegnamento, nel mio insegnamento, che appunto, come dicevo, non è necessariamente legato all'analisi sociologica, ma si occupa di analisi culturale prevalentemente, questo tipo di slittamento è estremamente utile a comunicare, a far passare l'idea, la sensazione dell'estraneità. Ed è interessantissimo dal punto della ricerca, dal punto di vista della ricerca, perché in realtà io credo che ci dia la possibilità di riflettere in modo un pochino più diretto su che cosa significa indossare, cioè relazionarsi con un'esperienza totalmente altra, con una cultura totalmente altra, cercando di percorrere questa linea sottile tra desiderio di comprensione, confine sottile tra desiderio di comprensione e l'appropriazione volontaria o involontaria di una cultura, di un'esperienza, di una religione, di un mondo che in realtà non conosciamo. Ecco, percorrere questo confine per me, sia nella didattica che nella ricerca, è risultato più interessante utilizzando lo strumento del cinema documentario, proprio perché di per sé stesso è un tipo di testo che io trovo sia collocato sul confine e che consenta, un tipo di testo che consente più facilmente di, come dire, cercare di comprendere, ma non troppo, cercare di tradurre, ma non appropriarsi, insomma, cercare di utilizzare la testualità come uno strumento cognitivo, uno strumento di conoscenza e di comprensione senza snaturare la cultura o la vicenda o la situazione o l'identità che dentro questo documento viene rappresentata. Io penso che mi fermerei qua e lascerei spazio alle domande, se ci sono, insomma, e ai discussant, evidentemente. Grazie. Claudio, ci sei? Cos'è successo? Non so perché ero dentro la mia relazione, non so cosa è successo al resto del gruppo. No, Claudio, no, ci sei? sono qui. Aspettavo che o Paolo Maria o Erminia Ferrara intervenissero. Prego. Va bene, come volete, grazie. Paolo, vuoi iniziare tu? Inizio io? Come vuoi. Mi sembra che sia uguale. Sei tu la parola. Fai tu, Mini. Prego. Va bene, grazie.
Allora, tantissimi spunti dal tuo bellissimo intervento, tantissimi spunti anche un po' come dire stando da un'altra parte di questa ricerca, perché è molto bello perché voi parlate di utilizzare il documentario o insomma il cinema del reale come strumento di ricerca. Noi il documentario lo insegniamo, quindi noi comunque insegniamo un linguaggio. E la nostra ricerca parte da un punto di vista diverso, veramente molto legato proprio al cinema e all'audiovisivo. Quindi poi, di fatto, è un racconto della realtà, forse, se vogliamo essere molto, molto sintetici e molto riduttivi. È il racconto di una realtà attraverso uno sguardo personalissimo. Sul fatto del mimetico, io sono d'accordo con te, ma c'è grande letteratura su questo, c'è sempre un io, è impossibile che non ci sia, cioè anche in quegli esperimenti di cinema underground con una macchina da presa posizionata in una cucina dove passano per 24 ore dei personaggi, comunque non è neutro perché già dove tu metti la macchina da presa e la scelta del luogo dove tu ti posizioni già determina un racconto e in qualche modo un'interpretazione di quella realtà e di quel racconto. Però mi viene in mente in ordine sparso che è meravigliosa proprio la potente libertà e la totale anarchia del linguaggio audiovisivo, perché di fatto cerchiamo continuamente di dare delle definizioni, di comprimerlo in determinati ambiti e in determinati spazi, e invece sfugge continuamente al nostro controllo e al nostro bisogno di classificazione, per cui in effetti noi diciamo del lavoro L'estate vola di Andrea Caccia è un documentario, però è vero che non è un documentario, ma al tempo stesso lo è. Il documentario non ha vocazione narrativa, oramai questo non lo possiamo dire in alcun modo, perché il documentario, quello che si fa adesso, ma poi se ne fanno tanti e diversi, e anche questo è molto bello, però la vocazione narrativa ce l'ha sempre di più. Esistono proprio delle sceneggiature del documentario che ovviamente sono diverse dalle sceneggiature del cinema di finzione, ma sono pur sempre un testo scritto che precisamente racconta e mette in ordine tutta una serie di situazioni. Poi a volte il fatto di utilizzare dei dispositivi finzionali all'interno di un documentario sono anche degli escamotage produttivi, va detto anche questo, molto banalmente, ma in realtà è molto affascinante perché proprio il cinema è fatto sempre e costantemente di questo. Però magari io devo raccontare una situazione che è molto difficile da raccontare perché i testimoni di quella situazione non li posso mostrare, non posso dargli direttamente la voce perché ci sono delle situazioni complesse. Cioè io ricordo di aver fatto un lavoro peraltro piuttosto devastante sulla violenza sulle donne, avendo dei casi strazianti raccontati dalle donne, che poi alcune delle quali non erano neanche riuscite ad andare avanti nel percorso di denuncia. Le storie erano fortissime, non le potevamo raccontare attraverso le persone che avevano subito quelle situazioni perché non volevano loro, perché avevano motivi, dovevano essere protette, erano in case protette e così via. Per cui ti dovevi inventare per trasmettere quel racconto che era assolutamente reale e che tu volevi raccontare non per fare un film di finzione, ma proprio perché lo volevi raccontare attraverso un documentario che documentasse attraverso un'opera che documentasse quella situazione, dovevi inventarti dei meccanismi di messa in scena, voci narranti, altre immagini, perché non potevi utilizzare la fonte reale. Quindi a volte non è neanche, come dire, è anche una scelta indotta da una serie di situazioni. E
E poi esiste sempre di più anche il contrario, perché in questo momento c'è un cinema di finzione anche potente, molto, come dire, mi riferisco a Nomadland, per esempio, al di là che è stato molto controverso nei suoi risultati, ma non è tanto questo che ci interessa adesso, però di fatto ha il film è tratto, che poi ha vinto anche uno o più Oscar, ma di fatto è tratto da un libro di inchiesta fatto da una giornalista e usa per raccontare queste storie un linguaggio assolutamente da cinema del reale, utilizzando dei luoghi reali, personaggi reali, contesti lavorativi reali, con innesti di finzione e di narrazione e di messa in scena. E addirittura questa cosa in un film completamente diverso, che è sempre in sala in questo periodo, che è il film rumeno che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, che ha un titolo impronunciabile, ma in italiano si chiama Sesso sfortunato, follie porno. È un film di cui i primi 40 minuti, a parte pochi minuti di vero porno all'inizio, ma i primi 40 minuti sono una donna che attraversa Bucarest e c'è tutto un racconto della città con rumori assordanti di sottofondo, situazioni reali. È una lunghissima camminata, 40 minuti attraverso Bucarest, assolutamente un documentario che racconta la città, per poi evolvere in una situazione invece assolutamente da commedia, tragicommedia e così, per cui è molto bello perché c'è una grandissima libertà, un'ibridazione enorme, un momento in cui noi, soprattutto, non so, adesso il momento delle piattaforme dove esiste il tag, l'etichetta e dove si cerca sempre di più di dare una classificazione e si scrive dramedy e docu-fiction e docu-serie e così. E invece in realtà sia chi questi prodotti, chiamiamoli così, li pensa e li realizza, sia poi il pubblico a cui arrivano, sono molto più liberi di così. Questa è proprio una mania etichettante del nostro momento, ma poi in realtà c'è grande libertà, c'è un bisogno da una parte di conformismo e di comprimere, etichettare, e dall'altra c'è un bisogno di libertà e di contaminazione di linguaggi e di storie che è altrettanto potente. E io questo lo vedo tantissimo anche dal mio privilegiato osservatorio di formazione, dove appunto vedo anche come mettono proprio le mani in pasta gli studenti, che immaginario variegato e scoppiettante che Ma questo è sicuramente vero nell'ambito del cinema. Io, in effetti, nell'ambito del cinema concordo assolutamente con le tue valutazioni, perché un ragionamento su che cosa sia la fiction e che cosa sia la non fiction, a proposito appunto del nostro gruppo di ricerca, è un ragionamento che è ampiamente in corso in tanti contesti. Il mio punto di vista nell'avvicinare un'operazione di questo genere è il punto di vista di una che studia le culture, e che studia le culture servendosi di una strumentazione molto eterocrita. Per questo è un po' obliquo come tipo di percorso anche rispetto a quello che descriveva, a quello sociologico, a quello che descriveva Annalisa. Per cui io prendo questa cosa, questo testo, nello specifico il testo di Andrea Caccia, ma anche Nomadland, ma anche un documentario di altro tipo, i documentari di Iannacone, che sono molto più mimetici. Allora io prendo questo testo e lo considero come discorso, cerco di capire quali relazioni si intrecciano lì dentro e non considero solo quello che vuole fare il regista e la formazione del regista, che è un'esperienza, cioè che è un tipo di operazione che entra in gioco anche quando si fanno esperimenti come quello che ci ha descritto Annalisa. Io non prendo in considerazione quello, ma devo capire che cosa ne fa anche il pubblico, no? E per cui da questo punto di vista è un discorso certamente più vago, meno afferrabile, più complicato, no, non so se è più complicato per la verità, però è il ragionamento che mi interessa e per quello io dicevo è
interessante lavorare sulle immagini rispetto che sul testo linguistico, perché a forza di lavorarci per un po' di anni mi sono resa conto che il processo di traduzione di cui tanto si parla e che è tanto sul tavolo in questo momento per quanto riguarda la traduzione linguistica vale anche per le immagini. Cioè noi istintivamente abbiamo la sensazione di capire tutto quando vediamo un film come quello di Andrea, poi arriviamo alla fine e ci rendiamo conto di Andrea Caccia, arriviamo alla fine e ci rendiamo conto che non abbiamo capito nulla, che la vicenda che ci voleva essere raccontata è stata completamente tradotta in una in qualcosa di diverso. Questo è interessante, cioè non è solo interessante ma funziona secondo me, ecco, forse dire interessante è riduttivo, poi è un discorso ampio. Posso? Sì, scusa Paolo. No, posso perché poi magari anche con Mini ripigliamo, però c'entra molto con qualche cosa che mi ha suscitato sia il film che la tua, insomma, la tua presentazione, diciamo così, perché secondo me la cosa interessante che sta venendo fuori è questo rapporto proprio, no, che tu dici, tra se c'è un rapporto tra il non essere mimetico e il non rischiare, diciamo, errori nella traduzione e il mezzo filmico, perché mi sembra di questo si sta... Allora, il film di Andrea Caccia a me è molto colpito perché io insegno, come Paletta sa, ma forse altri no, insegno psicologia transculturale a mediazione e psicologia sociale ambientale molto legata alla città a studi umanistici, che è un'altra facoltà della statale. Allora, proprio lì c'è la città e ci sono le culture in questo film. E allora, l'associazione che ho fatto, che forse... allarga, ci spiega la complessità che tu dici di cui stavi parlando adesso, perché non sono intervenuto. Allora, la cosa che a me è venuta da pensare è questa. Adesso noi lavoriamo tantissimo su come psicologi della città e psicologi della migrazione, diciamo, delle culture, su la cosiddetta terza topica, ripigliando le topiche di Freud, dei luoghi della mente, delle distanze della mente. Una terza topica, che con l'idea che la mente è fuori dal cervello, dal nostra mente individuale, ma si deposita nei luoghi. Si deposita nei luoghi e quindi i luoghi vengono letti soggettivamente, pur rimanendo concreti. Allora il film mi ha colpito tantissimo perché mentre lo vedevo ho proprio pensato, guarda come fa vedere bene questa cosa, perché lì ci sono gli stessi luoghi, sono i luoghi del milanese, che si vedono, fra l'altro si vedono magari molto velocemente le persone all'inizio, specie nella prima parte, rispetto ai luoghi, entrambi velocemente, quindi il luogo, diciamo, non è legato alla persona, ma c'è la persona, c'è, quindi lo vede il milanese, diciamo così, per esempio, lo vede l'immigrato, che poi cominciano ad apparire nelle sequenze in cui ci sono gli immigrati, lo vede lo spettatore, lo vedo io, quello stesso luogo, e fra l'altro essendo milanese rimane andare ai miei luoghi per davvero, ma forse rimanga, sa che sono una milanese, immagina lo stereotipo di Milano, il prototipo di Milano, sono luoghi anche del landmark, no? La piazza del Duomo, la fabbrica. Allora, in qualche modo, è come se il film ti dicesse, guardate che lo stesso luogo diventa il luogo della mente di ciascuno di noi. Se tu cominci a capire questa cosa, dovresti evitare gli errori di traduzione. Se cominci a respirare, che è la stessa cosa, può essere vista da tanti punti di vista soggettivi, proprio come emozioni che ti dà ricordi, la traduzione non è, diciamo, stereotipata. No, la traduzione non è stereotipata, è molteplice, effettivamente. È molteplice. Questo per me nel film, fra l'altro, si vede tantissimo, questa, ti invita a far così, per quello da questo punto di vista mi è molto piaciuto. Allora, anche lì forse si rompe un po', ma questo siete gli esperti voi, la distinzione tra documentario e fiction, la relazione, perché c'è anche c'è un'altra mente in questi luoghi, quella dell'extraterrestre che racconta, che parla di come ci vede in questa società decadente. L'ho trovato da questo punto di vista veramente molto interessante. Poi se posso dire anche un'altra cosa che mi ha rimandato, che c'entra con la didattica, visto che tu, Nicoletta, hai parlato della didattica, trovo anch'io che sia molto potente. Io purtroppo prima ero una riunione con di un gruppo di ricerca, non ho visto la parte prima, però molto potente l'uso del documentario. Vi racconto una cosa che secondo me è abbastanza una via possibile su questo versante. Due anni fa, non l'anno scorso, che c'era la
la pandemia. E ho fatto, noi facciamo tutti gli anni un laboratorio, diciamo, sulla città con gli studenti. 2 anni fa l'abbiamo fatto non solo con i nostri studenti, l'abbiamo fatto la sera in una scuola per stranieri di Bergamo, che è una zona di Milano, come voi sapete, abitata molto da Vielle Jenner, quella zona di Marciacchini, abitata in via Imbonati, l'inizio di una città abitata molto da migranti. Però anche dei nostri studenti venivano la sera e dovevano parlare dei luoghi amati e odiati della città, sia gli studenti della statale, sia i ragazzi o anche persone più adulte, migranti che frequentavano questa scuola di italiano per stranieri. Alla fine loro insieme agli insegnanti, soprattutto della scuola, prodotto un documentario sulle loro discussioni su Milano, sui loro luoghi milanesi. Non è proprio un documentario, era più diciamo, un deposito. Però viene molto in evidenza questo fatto che lo stesso luogo può essere visto da molte persone. Il documentario, quando li senti parlare, te lo mostra e lo insegna ad altri. Quindi mi è sembrato formidabile l'uso. Allora, in fondo, è molto diverso dal documentario del film di caccia, però ci obbliga agli stessi pensieri, di vedere. Ci spiazza anche un po', ecco, è questo. Poi l'ultima cosa che dico velocemente, che mi ha colpito molto, la storia, naturalmente. La storia, ma questo non c'entra tanto un po' la responsabilità politica di film come questi, cioè perché ti obbliga, sono passati 20 anni, mi sembra sia del 2000, no? Sono passati 21 anni ed è chiaro che ti viene in mente quello che succede anche in questi giorni, i barconi. Io sto lavorando con Cristina Cattaneo sugli oggetti di questi morti, una grande, ed è impressionante. È uguale alla storia di questi due ragazzi, che loro scrivono la lettera e cioè, gli altri magari vedi gli oggetti in cui volevano dirci le stesse cose. Sono come sapete, insomma, i documenti scolastici per vedere che sono diplomati e così via. E quindi ci fa riflettere anche la storia del documentario, forse ci fa riflettere oggi su alcune cose di oggi, ma poi altre cose, ma sento un po' voi. Infatti, posso commentare solo su questa cosa qua che dicevi, soprattutto nel senso che la cosa che a me ha colpito del documentario su queste tematiche, perché dopo tutte le volte che mi viene chiesto di fare qualcosa sul documentario, che non è un mio argomento, io finisco per partire sempre da Andrea Caccia perché è stato il mio punto d'accesso, nel senso che io quando ho visto quel film in realtà non avevo idea che il documentario potesse essere anche una cosa così. E da lì ho cominciato a ricostruire vari pezzi, per cui sia in termini di documentario, quindi cinema del reale, che di progetti fotografici. Ce ne sono anche quello è un ambito interessantissimo e molto affine. E la cosa di cui mi sono resa conto è quella che dicevi tu, che in effetti io forse non ho evidenziato abbastanza, cioè un tipo di testualità che implica un'assunzione di responsabilità. Cioè nel momento in cui Andrea Caccia ha identificato questa storia quando era appena accaduta, sì, se ne è parlato in tutto il mondo, in realtà in Italia se ne è parlato molto poco, ma la storia è stata immediatamente dimenticata. Quindi l'operazione che Andrea Caccia fa, cioè quando io ho visto il film, io non la conoscevo questa storia, non ne avevo mai sentito parlare, non avevo idea che fosse successa una storia di questo tipo. Per cui, come dire, è veramente un atto politico importante, nel senso che forse di più di altre tipologie di testo, questo tipo di testo implica una presa di posizione, una presa di posizione che non è necessariamente ideologica, anche se poi finisce per esserlo, però è politica, etimologicamente politica, nel senso che tu non parli per te, racconti una storia che riguarda. E questa cosa. Cioè, per esempio, visto che di didattica anche parliamo in questo pomeriggio, dal punto di vista della didattica è enormemente formativa, enormemente, nel senso che cioè, riesce a far vedere agli studenti a che cosa servono le scienze umanistiche, a che cosa serve l'arte, no? Concretamente, perché esistono mille altri usi, però questa cosa qua è una cosa facilmente acquisibile e anche facilmente dimostrabile. Posso aggiungere una cosa? Certo. Proprio secondo me quello che anche tu avevi accennato nel tuo discorso, l'utilizzo del Super 8 è una scelta molto precisa perché di fatto vorrebbe collocare questo racconto come in un'epoca molto lontana e invece è.
in un'epoca molto lontana, la scelta anche del suono, a volte molto disturbato, molto potente, che poi Andrea Caccia questo lo fa sempre in tutti i suoi documentari, un'attenzione molto grande al suono, dove il suono appunto prende il posto o della voce narrante o degli snodi proprio drammaturgici e narrativi. Comunque, questo fatto del Super 8 che sembra collocarlo, poi di fatto questo documentario tu lo vedi oggi ed è ancora di un tristissimo e straziante, di una straziante attualità. E anche il contenuto di quella lettera, giustamente tu dicevi dei toni un po' colonialistici, adesso magari i toni sarebbero un po' meno colonialistici, ma di fatto questo miraggio, questa aspettativa, questa idea appunto di arrivare e comunque di fuggire da una situazione disperata è inalterata e anzi è sempre più grande. Inalterata e sempre alimentata dal sogno, cioè comunque da un'immagine di Europa che non è... E se pensiamo che è del 2000 e che vuole avere uno stile addirittura retro, come se si collocasse nel passato, e invece fa un salto in avanti, si colloca nel presente e nel futuro. Questa cosa è veramente colpisce tantissimo. Per quello potremmo vedere anche, ci auguriamo che la situazione non continui così, ci auguriamo veramente, però voglio dire... È congegnato in un modo tale per cui tu, anche quando lo vedrai domani o dopodomani, ti colpirà sempre tantissimo quello che viene raccontato e come viene raccontato. Questo è una forza incredibile. Posso? Devo dire, sono d'accordo rispetto a Caccia, non sono così d'accordo sul fatto, visto che ne abbiamo parlato, sul fatto che sia uguale adesso la situazione dei giovani che emigrano, nel senso che che c'è una conoscenza molto molto maggiore della realtà europea italiana attraverso i social media, attraverso il rapporto con gli amici, i parenti che sono già qua. È cambiato, c'è molto, c'è quello che viene detto il transnazionalismo, no? Soprattutto legato ai nuovi media, ne sanno molto di più e si può, e questo fra l'altro è molto interessante, poi vi dico una cosa che ho sempre pensato rispetto a questa cosa, non so se Nicoletta, non so se sei d'accordo che è diverso, per me è molto diverso, quelli che vedo io sono molto diversi rispetto a quello che incontravamo anche io 20 anni fa. Io credo, proprio brevemente, perché credo che siamo quasi fuori tempo massimo, che sì, che tu abbia ragione, nel senso che l'orizzonte complessivo è completamente cambiato. Però io noto invece la persistenza di questa visione non del tutto reale di quel che si troverà in Europa. E credo anche che però sia una visione molto diversificata, nel senso che dipende da dove arrivi e da quali sono le condizioni di partenza, perché è un po' difficile. Volevo solo dire un'ultima cosa tecnica che mi sono dimenticata di dire prima. Il film di Andrea Caccia non è facilmente reperibile, sarà a disposizione invece durante questi giorni fino a domenica, per cui questo è per il pubblico più che altro, per chi non l'ha ancora visto, è accessibile su Vimeo, ma solo per questi giorni, perché non è in distribuzione. Quindi devo dire prima, scusate l'interruzione, ma non volevo, mi è stato ricordato e non volevo dimenticarmi. Appunto. Naturalmente anche quello della Fresina, ma quello rimane lì, mentre invece quello di Andrea Caccia poi da lunedì non sarà più disponibile, quindi se siete interessati guardatelo ora. Scusate. Non avete fretta, avete ancora 10 minuti, quindi Inghilieri, visto che dicevi che volevi, avevi ancora cose da aggiungere, hai tempo. Ah no, giusto, ok, allora sì, non avevo guardato male gli orari. Preoccupatevi. Io volevo dire una cosa che mi ha colpito come discassa di Nicoletta, della sua relazione. La prima parte, che non è esattamente sul era più diciamo quella delle immagini dei due fotografi. Però è molto interessante. Poi l'ho aggiustata strada facendo perché era troppo diversa rispetto agli interventi di Cristina. Però è molto interessante. Più concreta, sarà troppo teorica. Insomma. No, è teorica, ma è molto interessante. Quel centro, secondo me, anche come puoi far vedere
A me è venuto in mente una cosa, noi lavoriamo su la piacevolezza dei luoghi, anche degli oggetti, degli artefatti culturali, dei meccanismi di base, di fondo. Una di quelle che, delle cose che sembrano abbastanza consoliare dal punto di vista proprio del piacere psicologico che deriva da un meccanismo cognitivo è di mettere insieme qualcosa di molto conosciuto e una discrepanza, che non deve essere troppo una diversità rispetto al conosciuto. Quelli che alcuni chiamano proprio la risoluzione di piccoli misteri. Esempio, questo vale molto sui luoghi, no? Io adesso l'ultimo libro è i luoghi che curano, quindi mi sono occupato molto di queste cose. Cioè, se un po' di differenza ti attrae e si risolve, riesci a capire perché sono vicini, perché c'è quel viso dentro il dipinto, perché c'è quell'uomo dentro la Pietà. Allora, se riesci a capire il senso, scatta la piacevolezza tua psicologica e l'effetto del prodotto artistico. E allora, anche lì, delle volte il documentario, che non è né troppo mimetico né troppo fiction, delle volte si pone ha questa funzione, che ci piace perché metto insieme le due cose, il conosciuto e la novità, e riesco, ho la piacevolezza di mettere insieme davvero io con le mie anche capacità psicologiche. È frequentissima questa cosa, questo processo di straniamento è tantissimo frequente nella fotografia che riguarda la migrazione. Per esempio, sulla foto famosa del bambino di Bodrum sono state fatte tante analisi in questo senso, che vi risparmio, nel senso è una cosa sulla quale ho lavorato ed è anche molto lunga, complessa, ma molto interessante, ed è stato dimostrato un'interpretazione con la quale io concordo, che quella foto lì del bambino addormentato, che sembra addormentato sulla spiaggia, ricorda tanti dipinti religiosi, rinascimentali, l'Agnus Dei alla lettera, per cui noi percepiamo una familiarità ma non riusciamo a capire bene, e però questa familiarità incrementa non solo la nostra capacità di comprensione ma anche la nostra empatia, la nostra partecipazione rispetto alla rappresentazione, no? Per cui questa cosa qua nei progetti fotografici è frequentissima, ma è tanto frequente nei percorsi di rappresentazione dei processi migratori, sia nel cinema, e vabbè, citavo il film che citavo prima, ma insomma ce n'è a bizzeffe, lo stesso film di Vanessa Redgrave, Sea Sorrow, è giocato in questo modo qua, combina il suo viaggio in alcuni campi di accoglienza per migranti con estratti shakespeariani, per cui, cioè, dalla Tempesta, per cui mette assieme due pezzi che sono totalmente difformi, ma c'è in particolare un progetto teatrale straordinario che ha dato luogo anche a un film, che anche lì non si capisce se è un film documentario oppure no, che si chiama Queen of Syria, che è in sostanza una riproposta della tragedia dell'idea che viene messa, un allestimento che viene realizzato in un campo ai confini, sul confine siriano, in un campo che accoglie soprattutto donne che non parlano peraltro anche lingue diverse, che vengono inserite in questa sorta di progetto teatrale catartico, e realizzano una messa in scena tratta dalla tragedia classica, durante la quale però raccontano in buona parte la loro storia. Allora, questa cosa è stata prima una rappresentazione teatrale e poi è diventato un film documentario. Ed è assolutamente straniante e strabiliante, l'operazione è esattamente la stessa. Cioè, si prende un testo per noi, che apparteniamo alla cultura classica, che abitiamo il Mediterraneo, che l'abbiamo visto rappresentato a teatro, a cinema, spesso molte volte, allora questo testo viene messo in mano completamente a donne che appartengono a un'altra cultura, che se ne appropriano, ci si riconoscono, e sono le donne greche lasciate a casa, le supplici, appunto, le donne greche lasciate a casa dagli uomini che vanno in guerra, le vedove, le abbandonate, le sofferenti, che però si riconoscono in queste donne, ma raccontano la loro esperienza. E quindi anche lì hai davanti una rappresentazione straniante e che però ti consente di capire qualcosa di più. E mi sembra un'operazione molto interessante, non so.
Ne approfitto, Lini, prima avevi citato quel lavoro sulle donne, è un documentario possibile, magari interessa anche ad altri, ma interesserebbe sapere un po' di più. È Se un va, per anche documentario, se questa cosa. fatto con Alessandra Speciale, che non so se conoscete, ma tra le varie cose è direttrice del Festival del Cinema Africano e Asia, è direttrice o presidente del Film Network, del Festival Film Network di Milano. Comunque, insomma, è un lavoro fatto con lei che nasceva da un desiderio molto forte di raccontare la realtà dell'SVS, che era il pronto soccorso contro la violenza, pronto soccorso per soccorrere le donne vittime di violenza sessuale del Policlinico di Milano, molto poco conosciuto, che ha fatto un lavoro e continua a fare con grandi difficoltà, un lavoro enorme di prima accoglienza delle donne che subiscono violenza, che poi è accompagnato anche da un servizio di assistenza legale per chi vuole procedere nel percorso appunto di denuncia. E quindi lì c'era proprio un intento, diciamo, di far conoscere, proprio di sostenere in maniera un po' militante una situazione, uno sportello, un pronto soccorso esistente sul territorio, di dare voce, di far emergere le testimonianze di queste donne e di trovare comunque un modo, che un linguaggio che potesse raggiungere tutti e tutte, quindi in maniera. È stato prodotto con la provincia di Milano, un lavoro veramente molto datato. E anche quello, purtroppo, devo dire molto datato, ma di ancora grande e terribile attualità, anche se poi cambiano alcune modalità, però quei problemi ce li abbiamo ancora, insomma, così. Però appunto è proprio la forza, non so, io amo personalmente tantissimo il cinema documentario, ho prodotto cinema documentario di diverse tipologie, perché io credo veramente che il cinema documentario possa veramente raccontare tante situazioni diverse con stili, scelte di linguaggio molto diverse, può essere un veicolo di conoscenza, di consapevolezza fortissimo. Può essere uno sguardo, un modo di osservare la realtà, anche semplicemente di osservazione, di entrare in contatto con. Quindi ha una quantità di possibilità di impatti e di pubblici e di utilizzi e di sfruttamenti, nel senso positivo del termine, che nessun'altra forma narrativa, se così si può dire, ha, dal mio punto di vista. Io trovo che veramente la potenza del cinema documentario, in tutte le sue numerose declinazioni, sia grandissima. Questa è una cosa che è venuta fuori tantissimo nell'esperienza di DocuCity, nel senso che in realtà gli anni del festival, ma anche gli anni precedenti, quelli delle rassegne, sono stati uno strumento di contatto ovviamente con i registi, che spesso non sono superstar, e che aiuta moltissimo la condivisione dell'esperienza. È una delle cose che sono venute fuori più spesso, non so, penso all'esperienza che citavo prima di Adam Madiam e Dean Paolos, che hanno girato questo film che si chiama Smarina, proprio sull'eredità coloniale a Milano, no? Della colonizzazione italiana in Etiopia. Oppure penso anche all'esperienza che ci è stata raccontata, che hanno condiviso Gianni Sirk e Ferruccio Goia, che hanno girato questo bellissimo documentario che si chiama My Private Zoo, e loro ci raccontavano proprio il documentario è stato girato nella più
antica township del Sudafrica, che è naturalmente impenetrabile per i bianchi, e poi se sei bianco è ben visibile che sei straniero, per cui loro raccontavano quanto è stato difficile riuscire a guadagnare la fiducia, quanto è stato lungo il lavoro prima del documentario, cioè riuscire a guadagnare la fiducia delle persone che poi compaiono nel film come attori, e che sono attori peraltro assolutamente, assolutamente straordinari. Per cui questa componente è importantissima, sia nel resoconto dell'esperienza da parte del regista, immagino quindi lo sia tantissimo anche per il regista, ma poi, sempre a proposito del mestiere che faccio io, mi pare sia molto importante dal punto di vista di chi riceve il film, nel senso che tanto io stessa quanto gli studenti non facciamo che chiederci com'è possibile che queste persone non siano attori, cioè quanta fiducia ci vuole per riuscire a far sì, e che rapporto ci vuole per riuscire a far sì che una persona si racconti così tanto, con così tanta disinvoltura davanti a una telecamera. Perché è proprio un lavoro diverso quello che fa il regista di cinema documentario, ed è un testo diverso quello che ne risulta, anche quando hai la percezione che sia un testo assolutamente, assolutamente finzionale, no? Perché devi trovare il modo di, immagino, o almeno stando a quello che raccontano i registi, devi trovare il modo di far sì che la narrazione fluisca spontanea, e per far questo c'è tutta una costruzione dietro che... Si devono fidare tantissimo di te, devi costruire un rapporto di fiducia proprio fortissimo, ed è quello. Infatti non si sa, nel senso si sa, però richiede un lavoro di preparazione e lunghissimo. Appunto, non è il reportage. Arrivo in una situazione che pure ha una sua assoluta dignità e fondamentale valenza, però arrivo, colgo quelle immagini e te le restituisco. Lì bisogna proprio mettere in campo una frequentazione, una conoscenza, una fiducia, uno scambio reciproco che è tanto grande e si conquista solo nel tempo, cioè non si fa in 3 settimane, no? Come puoi fare un film 4 settimane, 8 settimane, non è così, insomma, c'è tutto un lavoro dietro che non può essere saltato assolutamente. C'è una domanda che emana dal pubblico, Albana Muco può parlare se vuole. Grazie mille di questo interessante dibattito. Avrei una domanda per la direttrice Ferrara. Per quanto riguarda il documentario di cui parlava, che distribuzione ha avuto? Cioè, dove è stato proiettato? Perché questo tipo di prodotti poi, se non sono proiettati e non hanno un'ampia distribuzione, è anche un peccato, perché non arrivano magari a un pubblico che non è attento o sensibile a certe tematiche, ecco. Grazie. Certo, questo è un problema un po', diciamo, fisiologico di alcuni prodotti, perché non tutti possono andare al cinema, e non sarebbe neanche giusto che andassero al cinema, perché hanno un linguaggio, una durata e una finalità che non è quella della sala. Sarebbero più giusti per la televisione intesa in senso lato, ma spesso la televisione non è interessata a un certo tipo di documentario, perché appunto lo ritiene poco commerciale, poco fruibile, di un argomento troppo di nicchia e così. Quando si fanno questi lavori si fanno in maniera molto militante, e si fanno lavorando tanto con le associazioni del territorio, quindi hanno un percorso, oltre ovviamente ad andare nei festival, che sono tanto importanti e resteranno sempre tanto importanti, ma viaggiano attraverso le associazioni in incontri dedicati ad hoc, all'interno dei convegni. Viaggiano nelle scuole, noi l'abbiamo portato tanto nelle scuole, laddove c'è una sensibilità da parte del corpo docente e dei presidi, perché non è scontato, e nelle scuole viaggiano, nelle scuole appunto rimane sempre forte il bisogno dell'audiovisivo nelle scuole, sia perché venga insegnato, sia perché venga fruito. Di questo non c'è dubbio, rimane un argomento fondamentale, un tema su cui insistere tantissimo, di cui io sono fortemente convinta, parlando della scuola, insomma, delle scuole superiori, primo, secondo grado, eccetera. Grazie. Grazie.
Dal punto di vista del timing siamo giusti, se volete possiamo concludere, se o volete fare un giro di un minuto ciascuno per fare una conclusione, sarebbe più simpatico forse. Io ringrazio solo come al solito Nicoletta Vallorani perché è sempre molto interessante, si impara, che non è chi fa i convegni, organizza i convegni deve sempre pensare questo, che non è solo che dici delle cose, che gli ospiti non sono solo persone che dicono, ma che vorrebbero saperne un po' di più, e quindi ringrazio molto voi tutti gli organizzatori, ecco, sono stato bene. Anch'io non posso, scusami Nicoletta, scusami. No, vai tu, io concludo. No, dicevo, non posso che associarmi a questo ringraziamento, dire che è stato molto interessante, molto, mi piace questo scambio perché appunto sono due prospettive diverse, ma c'è una convergenza grande, questo è molto bello. E è stata molto bella anche la giornata di ieri e trovo bellissimo il fatto della dedica a Valentina Pedicini, mi piace ricordarla, e questo, vi ringrazio, queste occasioni servono tantissimo, sono uno scambio bello, profondo, sincero e appassionato, e secondo me abbiamo molto bisogno anche tanto di passione, e in queste due giornate secondo me c'è stata e c'è, e grazie. Grazie a voi, ecco, hai detto tu quello che avrei voluto dire io, nel senso che questo convegno nasce ispirato proprio da Valentina, cioè dal fatto che insomma in realtà mentre lo stavamo organizzando lei se n'è andata ed è stata per noi tutti una presenza importante, poi non l'ho mai conosciuta personalmente a parte premiarla, cioè a parte quando l'ho incontrata, però insomma il suo cinema in realtà va esattamente nella direzione che per noi è una direzione preferita ed è un'anomalia, quindi qua vengo a me e a come abbiamo, come mi inserisco in questa scaletta di oggi, nel senso che appunto io qui dentro nel contesto di oggi sono l'unica che arriva dalla letteratura e che quindi arriva dal testo scritto, si traghetta dentro il testo visivo e arriva da una ricerca che è finita ora con una pubblicazione che è uscita adesso proprio sulla traduzione delle immagini fatta dal punto di vista di una che non si è formata dentro le immagini, per cui è tutte queste discrepanze messe assieme, messe a confronto, secondo me sono estremamente, cioè per me sono estremamente utili, cioè mettere a confronto punti di vista completamente diversi, per cui sono contenta che sia stato interessante anche per voi, per me lo è sicuramente e insomma continua a esserlo. Benissimo, grazie mille a tutti e tre, restate con noi, come si dice. Io me ne vado. Siamo perfettamente in orario per passare all'ultimo panel della giornata e di questi due giorni ricchissimi di spunti. C'è Giulia De Spuches che ci parlerà delle geografie dell'immigrazione italiana attraverso lo sguardo di Gianni Amelio, e sarà accompagnata in questo da Chiara Zanini e da Vincenzo Russo, quindi li invito a ricomparire sul video. Allora, Giulia De Spuches è professoressa di geografia del Dipartimento di Cultura e Società di Palermo e è un'esperta di geografia culturale, di rappresentazioni, di autorappresentazioni nei gender studies e negli urban studies. Chiara Zanini è critica cinematografica e ricercatrice indipendente, e Vincenzo Russo è professore di letteratura portoghese e brasiliana da voi qui a Milano, quindi questo è il trio che ci approntiamo a seguire. Ricordo semplicemente che vorremmo finire verso le 6:30, se possibile, avete quindi tantissimo tempo per parlare e per farci vedere quello che volete. Prego, a Giulia De Spuches la parola. Comincio io, allora? Sì. Va bene, avevamo concordato un'altra cosa, ma va bene. Allora, stato detto. Sono io che ho capito male. Sì, Giulia, in realtà no, avevamo detto che tu avresti fatto la relazione per prima e poi discussant con le cose. Poi uno. Vabbè, ho capito male, benissimo. No, grazie. Grazie Claudio di avermi introdotta.
Insomma, visto che siamo alla fine della giornata, posso dire che sono state due giornate bellissime e che è vero quello che diceva prima Paolo Maria Inghilleri, cioè si impara e sono questi seminari dove si impara che ti rendono veramente le giornate fantastiche. Vorrei ringraziare quindi questo sicuramente Nicoletta e Chiara in primis e poi tutte le organizzatrici davvero per la loro gentilezza, la loro pazienza e anche la loro passione. Provo io a mandare eravamo rimasti che mandava Elena se vuole, tanto io ho fatto poche slide perché al contrario magari di altri documentari che sono rintracciabili, il documentario che ho scelto, quello di Poveri Noi, non lo è. Quindi non so se è possibile per te mandare la prima slide. Recupero subito, dovrebbe arrivare a breve. Ok, grazie. Ok, eccola qui. Vabbè, mi sono divertita a tenere il quadro che mi sembrava bellissimo della locandina e vorrei passare direttamente ovviamente alla seconda slide, quindi assumo il controllo io, ecco, a posto. Ecco, non so se la vedete bene, questa seconda slide racconta un po' l'altra parte di me, diciamo, una presentazione, una biografia sui miei piccoli esperimenti rispetto a quello che è il mezzo del video e il visuale. Exploring Via Bar è forse questo piccolo prodotto fatto durante un laboratorio geografico, i primi del 2000, con gli studenti di allora, in cui si guardava questa via Bara, che è una via centrale di Palermo, ma che all'epoca era anche una via molto abbandonata. E c'era in corso una gentrification di cui oggi si possono vedere tutti gli effetti. E questo lo metto proprio perché è qui che io incontro Poveri Noi, siamo proprio agli inizi del 2000. L'altro, diciamo, esperimento, che è stata una performance teatrale che ho fatto 2 o 3 volte e poi è stata su YouTube e si può vedere, invece racconta di un mio incontro con uno sbarco, già perché stare in Sicilia significa anche questo, anche drammaticamente vivere quei momenti. E quei momenti, insomma, alla fine sono diventati un motore per farmi raccontare questa esperienza all'interno però di quello che era il mio processo della mia professione, cioè di chi insegna e chi ha sempre pensato che certi argomenti venivano raccontati molto bene, forse molto meglio di certi libri, attraverso il documentario, attraverso il cinema del reale. Ed ecco proprio questo, l'incontro con Poveri Noi, che sostanzialmente mi ha messo davanti questa sperimentazione sugli studenti, come sempre si fa, di fare didattica attraverso il documentario. Nicoletta, ma anche Annalisa Frisina prima, hanno detto un sacco di cose che in fondo volevo raccontarvi io, ma forse meglio così le do per scontate, perché diciamo, c'è una profonda sintonia in quello che è stato detto prima sulla metodologia, sulla ricerca e anche sul tipo di ricerca, per esempio con Annalisa Frisina che conduce, che provo a condurre anch'io. E allora cos'è Poveri Noi? Poveri Noi è, io l'ho sempre detto, un documentario di documentari. Poi più tecnicamente forse, ma qui insomma posso essere facilmente smentita, va sotto il nome di found footage o di archival footage. Alcuni studiosi infatti sostengono che questo sia un sottogenere del cinema che integra appunto questi materiali esistenti producendo un nuovo prodotto. Un po' col discorso che si faceva prima sugli sguardi che sono dei registi, degli spettatori, degli attori, dell'io,
e però qui c'è in ballo il tema del montaggio. E in questo, diciamo, creare questo documentario di documentari, se lo guardiamo in una in un modo di pensare con una spiegazione non tecnica, per me questo è un fare rivivere uno spazio. Ora, Poveri Noi si occupa della migrazione, come ho scritto nel titolo italiano, e questo per me è stato un bellissimo incontro, perché io non ho vissuto storie di migrazione, forse di esilio, ma di migrazione no, ma tantissimi miei studenti invece l'avevano vissuta attraverso i racconti familiari o attraverso se stessi. Perché comunque insegnare in Sicilia ha alcune forse peculiarità, o almeno ce le aveva in quel momento storico, diciamo, cui io sia da studentessa che da giovane ricercatrice e docente ho cominciato a insegnare. Quindi dicevo, rivivere uno spazio, che per uno spazio, per i geografi, lo spazio è la parola chiave ed è quella, la, diciamo, lo sguardo. Lo spazio per me è un prodotto di interrelazioni, ma anche una sfera di molteplicità che è dato appunto da queste traiettorie che coesistono e che però non è quello che si può pensare, cioè lo sfondo fermo, ma in costante divenire. Dunque, al di là di queste però categorizzazioni, ritornando all'archival footage o anche alle concettualizzazioni, quello che a me interessava era la riappropriazione del materiale, la restituzione, il suo processo di restituzione, infine quello che potremmo forse chiamare il tema della memoria e dell'immaginazione. Della memoria nel senso, e intendo memoria e immaginazione dal punto di vista didattico, la memoria appunto fatta attraverso i racconti, quindi su un documentario di documentari si instauravano racconti di racconti, o anche, come dicevo prima, in questo mio sorta di esilio, insomma, io ho vissuto molto spesso questi treni che poi il film racconta. E guardando in questa maniera si vede molto bene, sia per quanto riguarda la memoria, in questo caso la mia, ma anche, cioè, rileggendomi ovviamente, ma anche poi guardando il lavoro di Gianni Amelio, però che si è avvalso delle ricerche di Rossella Pelagalli e Cristina Scardovi, noi vediamo molto bene come c'è un'ideologia sempre dietro. Ne abbiamo parlato in queste giornate, anche Nicoletta ne diceva prima, ma per me l'ideologia è una parola che deve venire fuori, che dobbiamo riprendere, perché diciamo questa idea che poi tutto invece deve essere political correct e fa sfuggire appunto quello sguardo, quella telecamera piazzata, cioè tutta quegli aspetti che ci raccontano delle soggettività. E dunque, andando avanti, mi sono scordata di dirvi che queste sono le fonti dei documentari che ho voluto mettere qui, in modo che ce li aveste davanti mentre io parlavo. E allora, qual è l'America? E perché ovviamente metto queste immagini? Perché al di là di questa qui, dove potete vedere una nave che sicuramente non è più dell'oggi, una di queste due è il film, l'altra è la realtà, ma sono abbastanza distinguibili. Indistinguibili come appunto quel processo di mimesi che si diceva prima. Allora, nel 98, no, c'è questo film, L'America di Gianni Amelio, nel 94, mentre nel 98 finisce il documentario di documentari Poveri Noi e viene poi inserito e visto in televisione. Questo film, L'America di Gianni Amelio, che è il primo film che fa riferimento al fenomeno dell'immigrazione, che spettacolarizza in TV appunto quello che sta accadendo in quel momento. Ora,
Amelio, come si sa, ha avuto una sua storia di migrazione. Quello che a me ha particolarmente colpito dalle interviste di Amelio è stato un'intervista in cui lui diceva: noi cercavamo la verità del luogo in quel 93-94. Il film voleva essere un film su tutte le migrazioni globali. Allora, questo tema della verità è quel tema che cerchiamo di decostruire come insegnanti nella didattica quando i nostri studenti arrivano e ci presentano, no, una tesi unica, cioè il pensiero, i punti di vista. E quindi questa parola verità a me mi ha sempre colpito, ma mi ha fatto ricordare anche un altro lavoro che avevo condotto tanti anni prima, in cui Pontecorvo, quando raccontava della battaglia d'Algeri, che anche questo, diciamo, è una fiction, però è un cinema del reale, non lo so, poi insomma qui sono terrorizzata perché ci sono tante persone che sono più esperte di me, ma che per me quel film è un altro film che racconto durante il mio insegnamento di Geopolitics of Migration. E qui io vedo che Pontecorvo in fondo usa la stessa parola, parla di dittatura della verità e parla ancora del desiderio di creare un odore di verità. Ora, questo odore di verità io lo interpreto sia come il guardare appunto non da un punto di vista egemonico, ma da quello che è subalterno, quello dei subalterni che riraccontano, che mettono attraverso, seppur da attori, in moto le loro vite, il loro rappresentarsi, e quindi ideologico da questo punto di vista, sia appunto dalla restituzione del reale, questa attingere ai documentari che in qualche modo nell'opera di montaggio di Amelio devono fare i conti col neorealismo italiano. E Poverino infine si inserisce, questo è anche importante raccontarlo, nel progetto di Alfabeto Italiano, che utilizzando appunto vari spunti tematici e materiali di archivio della RAI indaga le importanti storie della nostra vita. E quindi c'è questo passaggio anche lì e questa riflessione dalla televisione agli archivi, no? Questo tema dell'archivio che continua a essere fondamentale nella nostra ricerca di, e quando dico nostra intendevo riferirmi a quanto, diciamo, Nicoletta diceva all'inizio, cioè di chi si occupa di studi culturali, di chi quindi cerca di confrontarsi con questo sapere interdisciplinare che in Italia è molto di nicchia. E allora, spiacendomi, come dicevo, di aver scelto un documentario introvabile forse, ma per me irrinunciabile perché fortemente legato a quasi 20 anni di didattica e quindi in qualche modo autobiografico, ho pensato di inserirvi, di farvi vedere una serie di pezzi e di commentarli in modo cammin facendo. Allora, questa è la struttura. La struttura che adesso però purtroppo ve la devo togliere, ma ve la racconterò cammin facendo negli spezzoni, vuole appunto seguire queste parti del documentario e anche del perché. La prima volta che l'ho visto, per me è stato proprio fulminante l'idea che stavo leggendo il libro sulle migrazioni, il manuale delle migrazioni di geografia che avevo avuto da studentessa. Lasciatemi cambiare un attimo, allora questo interrompo la presentazione e invece, scusate, ecco qua, vi dovreste, ovviamente non me lo fa, non so per quale motivo adesso, ah, mi dà solo lo schermo. L'altra volta quando abbiamo provato lo faceva, questa volta non so perché non mi fa... Non ha condivisione desktop? No,
Aspetta, forse sono riuscita. Lo esatto, vedete? Vediamo il suo schermo, sì, perfetto. Ok, perfetto. Allora, faccio partire proprio l'inizio, una parte iniziale. Lei le sembra una cosa buona che suo marito impari a leggere e scrivere? E che cosa pensa che ti serva questa? Perché deve servire? No, lei ha detto che va alla scuola, no? Perché gli dovrebbe servire di imparare a leggere e scrivere? È buono. Che buono. Allora. Senta, c'è qualche cosa che lei desidererebbe avere? Perché per mangiare? No, non lo so, una cosa qualunque, così, se potesse... siccome la televisione la vedono molta gente, può darsi che lei chiedendo una cosa qualcuno gliela possa mandare. Pensi, cosa le piacerebbe avere? Io? Una cosa buona. Un po' di carne. Un po' di carne. Come? Ecco, in questo primo spezzone il tema è l'analfabetismo e la scuola serale. Infatti, qui dentro questo pezzo si vede chi non parte. Chi non parte sono appunto coloro i quali non hanno i mezzi, non hanno gli strumenti, non hanno le informazioni per partire, questo lo troverete in qualsiasi manuale, e quindi devono ancora imparare a potersi orientare nel mondo secondo appunto tutte le letture di quegli anni della migrazione, no? Quindi continuando questo primo spezzone noi vediamo le scuole serali. Però l'altro aspetto, io qui cercherò proprio di raccontarvi la didattica negli anni con i miei studenti, quindi anche raccontarvi le loro parti, le loro riflessioni. Quello che ha colpito sempre gli studenti è quella anacronistica richiesta sia di carne sia della rigidità dei corpi. E sottolineo l'anacronismo perché questo distacco dalla modernità, perché oggi quando guardiamo le interviste dei migranti non sono mai così irrigiditi, così a disagio di fronte alla telecamera, in quell'anno, invece in quel periodo, questo distacco dalla modernità, che era tra l'altro fortemente legata invece a un boom economico, è una delle chiavi che dal mio punto di vista Amelio vuole fare emergere. Lo vedremo poi in maniera più evidente più tardi. Allora, qui invece cominciamo a vedere chi parte, e la scena è girata al porto di Napoli. Vabbè, questa scena l'ho messa proprio per farvi vedere questa forse ossessione, no, di Amelio per la nave che parte, il distacco, no, e fa un po' da riferimento a quanto a quelle tre immagini che avevo fatto vedere all'inizio. In questo, secondo me, proprio volere richiamare Ellis Island, le navi albanesi nel suo poi film America. Qui invece siamo in un terzo spezzone, che è quello che si chiama Stranieri. All'inizio di questo capitolo si vedono il treno e le valigie, si parte e si va in Europa. Qui siamo a Marcinelle l'8 agosto del 1956, dove appunto 136 italiani muoiono perché per un guasto, per un problema, per un'esplosione alla miniera. Bisogna dire anche che questo capitolo è un capitolo dove forse meglio, più che in altre parti, usa un montaggio ideologico un po' alla russa, mettendo insieme immagini piuttosto vicine. Però dall'altro lato ne dà anche, come vedremo, questo è un altro dei motivi fortemente che mi hanno orientato a farvi mostrare questo documentario,
che l'emigrazione non può essere vista da sola, ma c'è sempre uno scenario in tutti questi spezzoni di economia e di politiche che condiziona poi la vita di queste persone. Quindi qui si associa al crollo del mercato del carbone. Ora vivo, con una gamba bruciata. Per 4-5 giorni sempre sperate che lui si avrebbe potuto salvare e uscire vivo. Io dicevo, pur senza una gamba, senza un braccio, non mi importa, basta che esco vivo. Purtroppo è uscito dopo 38 giorni e morto. E mio fratello mi diceva, c'è i genitori che ti accompagnano, ci sono io, ma che devo fare? Se mi ho dovuto ritirare con i genitori e basta. Ecco, qui appunto questo pezzo in cui c'è dentro questi documentari questo aspetto un po' della immobilità femminile, una impossibilità di azione rispetto invece a una migrazione maschile più dinamica. Anche da questo punto di vista siamo dentro una migrazione che ovviamente non riconosciamo più e che è profondamente cambiata. E adesso vediamo, diciamo, quella che è uno dei capitoli che ai ragazzi viene davvero più, cioè, li colpisce particolarmente, perché appunto qui c'è un grossissimo mettere insieme quello che è stato e quello che invece è oggi, la dimensione dei migranti che arrivano in Italia. Molti di loro sono venuti da un altro paese, dal sud dell'Europa di solito, per lavorare da noi. Sono numerosi. In Svizzera un lavoratore su tre è uno straniero. Perché questi stranieri sono così numerosi in Svizzera? Sta nel fatto che gli svizzeri non vogliono più fare certi lavori, quelli difficili, faticosi, quelli che sporcano, quelli pericolosi. Gli stranieri più numerosi sono minatori, serratori, stradini, manovali, domestici, sguatteri, venuti per fare quello che noi non volevamo più fare. Lavorano in piena notte, sotto la neve, in condizioni difficili, per assicurare la prosperità degli svizzeri che in questo momento quasi tutti dormono. E allora vediamo, quando si svegliano, che cosa pensano gli svizzeri e gli operai italiani. Questi meridionali spesso arrivano con il coltello. Non usiamo il coltello noi, e chi lo usa non può esserci simpatico. Ecco, insomma, coltelli, fannulloni, non spendono, sono contrari, li farei andare via tutti, dice a un certo punto una signora svizzera. Ed interessante proprio... per me, perché sono 20 anni di didattica, come vi dicevo, questo aspetto del confronto, che è un confronto che comunque è avvenuto negli ultimi, direi, 7 anni, mentre prima era molto più legato a quelle esperienze, che alcune volte erano davvero talmente tante in aula, in cui si raccontavano queste storie dal punto di vista del padre o del nonno, che era stato e che era vissuto dentro una realtà simile a quella che passa, diciamo, attraverso queste immagini. Andiamo avanti e vi faccio vedere invece l'altro aspetto, che è sempre legato, come era anche legato la partenza dal porto di Napoli, a leggere. Questo capitolo si chiama Cara sposa. Cara mamma. Oggi venerdì a 6, proprio il tempo di scriverti per farti sapere che abbiamo fatto un bel viaggio. I posti erano liberi. Oggi è stato il primo giorno della luna e mi piace. Qui ci sono tanti amici di papà che sono italiani. Con tutti ho cominciato a fare amicizia e ci vogliamo bene. Qui c'è una stufa che fa molto caldo. Il papà vende birre. Ora abbiamo venuto a mangiare spaghetti. Il mio letto me l'ha preparato ed è un permafreccio. Solo che qui si beve birra e limonata. E già sento la mancanza dell'acqua del nostro paese. Per il lavoro mi piace. Per ora non si fa niente. La paga poi verrà. Saluti a tutte le mie nipotine, cognate, fratelli, fratelli. Tanti baci e ricevi di tuo figlio Torino. Alla mia cara mamma Gina. Ecco, diciamo... ho scelto questo pezzo perché
oltre diciamo, a fare vedere, no, ed è questo il gioco che fa meglio tra chi parte, quindi chi va fuori, ma non soltanto chi parte, ma anche chi rimane, ma anche il viaggio che c'è in mezzo, no? Quindi raccontando una mobilità corporea che non è soltanto la freccia del movimento da A e B, ma è invece il vissuto, e questo, da questo punto di vista, ovviamente le immagini ci dicono bene, però c'è sempre questo sud screpolato che racconta di vite, appunto, in cui poi alla fine lui dirà il sud che muore, l'ultimo capitolo è quello del sud che muore, che fa vedere questa condizione che per i ragazzi di oggi o di 20 anni fa era davvero inimmaginabile. Quindi per me è stato un lavoro davvero sulla memoria e sulla loro immaginazione dell'Italia, come la loro difficoltà a riconoscere l'età di chi parlava. Cioè si sono meravigliati moltissimi che durante il documentario c'è un ragazzo di 17 anni, quindi vicino alla loro età, e loro gliene davano molti di più di anni o così via. Allora questi aspetti, diciamo, a me hanno aiutato molto, io ve li volevo comunicare, qui farò molta poca teoria e qui vi racconterò in fondo di questo scambio tra me, insegnante, e questo rapporto con gli studenti. L'abbandono della terra negli anni del dopoguerra ha coinciso con l'impetuoso sviluppo industriale del paese. Nel 1951 la popolazione agricola in età di lavoro era stimata sugli 8 milioni e mezzo di persone. 16 anni dopo, nel 1977, era ridotta quasi la metà, nonostante l'afflusso delle nuove leve. Si può contare che in questi 16 anni almeno 5 milioni di attivi, tra uomini e donne, hanno lasciato la campagna per cercare migliore fortuna in città, nelle fabbriche, nel commercio, nelle piccole occupazioni. È stata una trasformazione sociale senza precedenti per la rapidità con cui si è svolta. Al tempo dell'Unità d'Italia, 60 adulti su 100 lavoravano nell'agricoltura. Ci vollero 90 anni perché la percentuale scendesse dal 60 al 40. Ebbene, una diminuzione uguale dal 40 al 20% si è verificata nel brevissimo giro di anni che vanno dal 1951 al 1967. Ecco, qui è evidente, no, quello che la geografia fino a un certo punto ha davvero messo in luce, cioè l'elemento quantitativo, ma a questo elemento quantitativo che ha corrisposto poi un'analisi profonda del push and pull factors, quello che è sempre mancato è il racconto sulla scelta, ed è infatti questo immaginare come un semplice fatto economico, no? Che ha ingannato moltissimo la lettura e secondo me inganna ancora adesso la lettura della migrazione di oggi. Ma racconta dall'altro lato, in questo caso, questi numeri e questi grandi cambiamenti, quello che in fondo Foucault racconta quando parla della crisi e dell'internamento, cioè di come un passaggio legato all'industrializzazione, come in questo caso in Italia successivamente, produca appunto questo fenomeno di marginalità e internamento a cui diciamo vanno incontro tutti coloro che non riescono a entrare dentro il processo produttivo. E questo tema è quello, ancora una volta, della modernità. L'altro tema che vorrei qui raccontare, ho segnato una piccola clip da farvi vedere, e riguarda un argomento di cui si è parlato ieri, che mi sembra interessante riprendere, cioè quello della lingua. Rivivere a Torino? Io trovo bene, il fatto della casa, che siamo stretti e poi è brutto, c'è umido. Sono venuta io perché mettere due pendole ci costava tanto, allora mi ha mandato a chiamare, così ne mettiamo una e ci costa di meno. Come sono stati i primi tempi? Difficili? Insomma, perché non conoscevo nessuno, era un po' difficile, poi la lingua di qua non la capivo tanto e allora...
era un po' difficile, ma adesso ora capisco tutto. E... ecco, diciamo, volevo proprio sottolineare questo aspetto, che è un aspetto spesso trascurato, quello della lingua in una migrazione comunque interna. Però qui dalle parole della signora appare evidente come tutto quella ricostruzione di questa migrazione, prima di una come dire, omogeneità della lingua italiana, aveva anche questo aspetto che oggi troviamo nella nostra migrazione attuale. Chiaro, non è la stessa cosa, però comunque anche questo aspetto secondo me va sottolineato e spesso non se ne è tenuto e non se ne tiene ancora abbastanza conto. Qui siamo invece, adesso andiamo a Roma, e Roma viene presentata come una città che non è adatta alla migrazione perché non è industriale. La grande corretta. Ho messo queste immagini iniziali perché insomma a me hanno ricordato moltissimo Pasolini, no? Quella Roma da lui raccontata, che qui diventa una dimensione spaziale, cioè le case che vedete in fondo sono quelle del respingimento della città, il fuori mura, e poi c'è l'immagine di chi abita fuori le mura, di questi migranti che arrivano e che si fabbricano catapecchie, e qui arriva l'altro grosso racconto di quegli anni, che è una battaglia politica importante, per cui ancora una volta, no, come la migrazione e l'importanza di alcune battaglie che abbiamo dimenticato si intrecciano per riraccontarci l'Italia, ma che ci fanno sempre riflettere su quanto sta accadendo oggi. Ma se c'ha 7 figli, che li ho fatti io il prefetto? Io, Leone Giovanna, moglie di Augusto Domenica, partita della Sicilia perché mio marito non aveva lavoro. Aveva lavoro, ma guadagnava poco col suo mestiere. Dice, signora, io gli dico che lei di qua deve andare via. Ho detto, perché? Deve andare via perché qua diceva stare, c'è il collettone, cioè ve ne sta a pugna del comune. Signora, ma guarda che lei viene alla forza pubblica, la forza... ma dove mi vuole portare? Mi porta, io ne ho ammazzato, ne ho rubato, ne ho fatto così male, io mi sono messa dentro per avere una casa, che sono pure una figlia di Dio e ho pure il diritto ad avere una casa come tutti gli altri. E viene la polizia, viene il vice, vengono tutta la centrale, c'era di Roma, quanto guardi, sembra che dovevano prendere la pantita. Viene qua, guardi, voi mettete dentro, state a letto, stavano a letto, poi come siamo vestiti? Io ero in camicia da letto, i ragazzini erano nudi, tutti messi a letto, così. Quando arriva, non ci sono, stanno a porta. Ho detto, che vuoi? Signora, venga fuori, mi dispiace, non posso venire. Signora, guarda, ci ascolta a noi, non posso venire. Se voi mi portate al dormitorio, al dormitorio, non ci voglio entrare. Ecco, diciamo, qui si ritorna al dormitorio, le immagini iniziali erano della donna già al dormitorio e, diciamo, queste immagini che facevano vedere anche l'altra famiglia, la famiglia sarda, che abbiamo visto, diciamo, perché non sono riuscita a metterlo al punto preciso, ricordano appunto questo tema della casa, del diritto, comunque dell'assoluta consapevolezza da parte delle parole di questa signora su quello che è il tema della casa e l'idea, appunto, quando lei dice sono anch'io una figlia di Dio, diciamo, per me è non deumanizzatemi, non quindi l'umanità, no? Che è il discorso che farà anche a rispetto alla casa che aveva fatto il minatore sardo. E adesso vi faccio vedere proprio l'ultimo pezzettino, dopodiché eccolo qua, siamo sempre a Roma. Nella folla che popola le città di oggi si nota la persona non amalgamata accanto al cittadino di vecchia nascita. Si osservano gli antichi vestiti e gli antichi mestieri sopravvissuti nel seno di una nuova società che a poco livella tutti al suo costume e alle sue leggi.
Ecco, la chiudo qui, diciamo, tutta la parte legata al racconto attraverso il documentario e alla mia rapporto con la didattica, ma vorrei dire che gli altri due capitoli, anzi tre capitoli che non vedremo piccoli pezzi, sono uno che riguarda la stazione Termini ed è lì assolutamente l'incontro con i paesani, no? Viene appunto raccontato in questi termini e paesani che però hanno saputo superare il primo periodo e, come dicono i documentari, sono diventati cittadini. E infatti si parla della stazione come i corsi dei nostri paesi. Allora, prima di tutto il tema del cittadino, no? Della differenza tra la campagna e la città, molto presente allora e molto utilizzata ancora adesso all'interno del discorso sulla migrazione attuale, come se fosse davvero una questione ancora tra campagna e città, e che però invece in quel momento lì era molto forte e molto presente, questa vera differenza, questo passaggio, queste difficoltà nel lavoro, della vita di campagna e della città, che raccontano e documentano un'Italia oggi davvero lontanissima probabilmente. E l'altro invece è quell'aspetto della stazione come corso dei nostri paesi, che a me ha sempre fatto venire fuori una domanda. Io non ho una soluzione, non ho una risposta che mi convince fino in fondo a questa domanda, perché la domanda è: perché ancora le stazioni sono luoghi d'incontro delle comunità migranti? Perché non si arriva più in treno? Quei migranti, gli immigrati italiani del sud dell'Italia arrivavano in treno, eppure la stazione continua, nonostante la sua funzione non sia più quella, cioè quella della stazione ferroviaria, a essere un luogo. E lì, diciamo, mi ha molto interessato quel tema, quella riflessione che veniva fatta poco fa da Inghileri sui luoghi della mente, no? È come se, diciamo, in questo immaginario ci sia questo luogo, questo topos che rimane, che continua a cambiare ma è sempre lì. L'altro aspetto che vorrei citare, perché è un altro lungo dibattito che ho avuto con i miei studenti praticamente quasi sempre, è che Roma viene anche presentata come cinecittà, no? Come luogo del cinema, e quindi in questo momento di luci, e a un certo punto viene intervistata una ragazza che dice di essere di un paesino vicino a Napoli, e le dice: ah, le piace lavorare al cinema, le piace fare la comparsa? E lei risponde proprio in maniera secca: no, non mi piace, lo faccio per bisogno quando sono proprio agli estremi. Cosa vuole fare? La commessa, la segretaria in uno studio. Questo, diciamo, è un punto molto controverso per i miei studenti, perché proprio non riescono a comprendere, non riescono, cioè è davvero molto lontano. L'altro e ultimo punto che vorrei sottolineare è quello del sud che muore, lo dicevo prima. Questo ritornare con la telecamera, no, come a un ciclo che si va chiudendo, parte dall'analfabetismo e quindi dall'incapacità, diciamo, di muoversi e orientarsi nello spazio, e ritorna con invece un titolo del capitolo molto più evidente, cioè quello che rimane. E lì ci sono due rappresentazioni di questo sud che muore. Una è quella del mercato degli alani, cioè il mercato dei ragazzi, in cui un intervistato dice: mi andavo a vendere. In realtà non si tratta ovviamente di prostituzione, ma si tratta di lavoro minorile che viene raccontato come un altro aspetto di questa povertà e di questa difficoltà e di questo mondo
diverso, no? È anche un mondo, quel mondo che De Martino, no, ci ha raccontato in quelle pagine straordinarie. E l'altro che per me è rimasto sempre un altro interrogativo è quello delle processioni. Delle processioni come un sud che muore, perché in realtà invece le processioni al loro interno, da un punto di vista dello spazio, dei percorsi, delle interazioni, no? Cioè dello spazio come lo intendevamo all'inizio, come lo dicevo all'inizio, sono invece momenti e hanno relazioni forti. Dunque, per arrivare alla conclusione, quello che l'ultimo, diciamo, filo della mia riflessione sono queste immagini che, dal mio punto di vista, o almeno per me, è come se mi inseguissero, infestassero tra visibile e invisibile, tra reale e virtuale, e sia come oggetti materiali, ma anche come processi astrattivi e cognitivi che sono sia incarnati, ma anche legati a una soggettività che ci ricorda molto, o almeno mi ricorda molto, forse la lettura più importante che io ho fatto nella mia vita tanto tempo fa è quella di John Berger, che quando dice che noi non guardiamo mai qualcosa di per sé, ma in relazione a noi, o in questo caso anche alla nostra epoca e al nostro mondo. E dunque assumere questo punto di vista spaziale credo mostri come le relazioni di potere che noi vediamo e abbiamo visto, e spero, diciamo, di avervele fatte vedere in questo documentario, siano iscritte in questo spazio di una vita sociale spesso presentato come innocente, ma invece densamente intrisa di politica e di ideologia. E io credo di essere rientrata dentro i 35 minuti, come avevamo detto. Grazie mille. Io lascerei la parola a Vincenzo Russo e a Chiara Zanini, se vogliono reagire su questa presentazione e sulla documentazione presentata dalla professoressa De Spuches. Prego. Chi vuole prendere la parola per primo? Vincenzo. Poi. Grazie Claudio, grazie Giulia e devo dire anche grazie alle organizzatrici, a Nicoletta Vallorani per avermi invitato. Devo dire che ascoltare Giulia, vedere il documentario di Gianni Amelio ha smosso tante corde disciplinari, ma soprattutto affettive, non ultima quella musicale. C'è un bellissimo Fado Triste di Amália Rodrigues, e per me che insegno letteratura portoghese e brasiliana e letteratura africana di lingua portoghese e ha vissuto tanti anni in Portogallo, insomma è un, come dire, è un assist bellissimo. Allora, in questo film veramente c'è tutto, ci potrebbe essere, avevo preparato una serie di aneddoti familiari sulla migrazione. Io che sono un calabro lucano e quindi ho vissuto immerso in tutta una aneddotica sulla migrazione in cui si intrecciano genealogie della sofferenza, come abbiamo visto. In effetti Poveri Noi è una grande genealogia della sofferenza, dello sfruttamento, ma se vogliamo, grazie allo sguardo che mi piacerebbe già definire decoloniale, no? di Gianni Amelio, è anche una grande pedagogia dell'oppresso, per citare Paulo Freire, no? L'intellettuale brasiliano che dovremmo leggere e rileggere insieme a Don Milani, no? La questione della lingua, la questione della parola, straordinario Giulia, davvero, sulla lingua di questi meridionali che si sentivano in colpa per non capire la lingua, come dire, la misura del mondo, perché la misura del mondo è dettata, no, dal nord. Perdonatemi, io leggo memorie della migrazione attraverso le memorie del colonialismo, perché è il mio campo di studi.
ed è logico leggere i processi migratori anche come ha fatto Said, no? Per i processi coloniali ed imperiali, no? Said diceva in quelle pagine cultura e imperialismo, per cui l'impero non ha solo bisogno di militari, di funzionari, di preti, no? Ma ha bisogno di una grande struttura di riferimento e di un atteggiamento, no? Ha bisogno di grandi narrazioni, anche la migrazione ha bisogno di grandi narrazioni. Spesso queste narrazioni, come abbiamo visto nel capitolo che mi piace chiamare Chenou, no? Questi svizzeri al proprio risveglio, no? Ricchi, al caldo, discettano, no? sul sudore, sui coltelli, sul fatto che non spendano i soldi in Svizzera, no? Magari dopo essersi svegliati in un appartamento costruito col sudore, con le mani, no? di quegli abruzzesi, di quei molisani, di quei campani, eccetera, eccetera. Sulla lingua si giocano delle sfide identitarie straordinarie. Ecco, racconto questa cosa, perdonami Giulia, sulla lingua e sulla geografia. Sulla geografia, cioè mio suocero, che è un studioso di microstoria e si occupa di migrazione della calabrese in Sud America, e mi racconta, lui è del 43, scusate l'inciso biografico, ma è straordinario perché ha a che vedere con le geografie di poveri noi, no? Questa Australia mitica, fantasmagorica, no? È un piccolo paesino della Calabria che si chiama Praia Mare, oggi è un fiorente centro turistico. Negli anni 50 è stato luogo di emigrazione, e lui racconta, aveva 12-13 anni, giocava nel vicolo insieme al suo amico, la mamma dell'amico si affaccia alla finestra e dice: guarda, torna a casa perché è arrivata la lettera di papà che ci chiama per andare, ovviamente questo tutto in dialetto, no? La famosa lingua, dobbiamo andare a Napoli a prendere la nave per l'Australia. I ragazzini si guardano e gli chiedono, no, in dialetto, no? Questo si chiamava Antondo, dov'è l'Australia? E l'Australia rimaneva, no, sospesa in questa geografia immaginaria, in questa ignoranza, no, topografica e cartografica. Io non la faccio lunghissima, voglio chiederti, e comincio un po' ad entrare nella discussione, proprio perché tu hai fatto più volte cenno, no, a questa dimensione didattica, no? Che negli anni è ovviamente cambiata, complessa, no? Ti chiedo se educare i tuoi studenti, ovviamente in questi anni che sono stati vorticosi, no? Lo studente che non capisce perché la giovinetta di quel paesino della campagna dice: io non voglio fare, no, la comparsa Cinecittà, no? In un mondo dove tutti vogliono i 15 minuti di fama, no? Sembra assurdo, no? Voglio fare la commessa. Questo ti volevo chiedere, secondo te, tra l'educare, no, alla retorica, ai discorsi della migrazione, ha una funzione in un certo senso emancipatrice rispetto, per esempio, a quello che è capitato a me e tanti altri, no, che arrivano dal sud, del racconto familiare, no? Il racconto familiare in un certo senso rimane in un'ottica privata, interna, in cui, ci può essere la noia, no, del giovane, la vergogna di ascoltare, no, racconti di privazione, di sfruttamento, eccetera, eccetera. Ed ecco, questa è la mia proposta di intavolare la discussione. Ancora grazie, Giulia, per la bellissima comunicazione. Grazie Vincenzo, non so cosa faccio, rispondo prima a Vincenzo e poi a Chiara, o ditemi voi. Chiara, sei muta.
Io penso che possiamo anche fare come abbiamo fatto fin qui, cioè magari rispondi a Vincenzo e poi dopo facciamo intervenire. Chiedo scusa, ho fatto come ieri, mi sono mutata senza volere. No, volevo chiedere a Vincenzo se può ripetere la domanda, perché io non l'ho sentita l'ultima domanda. Allora, ripeto, chiedo a Giulia se insegnare l'emigrazione ha una funzione in un certo senso emancipatrice per i giovani, per gli studenti, rispetto al racconto familiare dell'emigrazione, no? In cui ci può essere vergogna, ci può essere anche, come dire, disinteresse, no? Qualcosa che è passato, una cosa così lontana, ormai siamo fuori da quel mondo, anche se la nostra famiglia ha patito queste cose qui, eccetera, eccetera. Allora, rispondo allora, sì. Diceva Nicoletta, va bene. Allora, a me questa tua domanda mi piace molto perché in qualche modo racconta davvero qual era, io non l'ho voluto dire, però adesso lo dico, da questa parte, vabbè, a parte che io trovo anche difficile parlare molto e ho sempre trovato difficile parlare molto prima che il documentario venga proiettato, perché per me il documentario è fortissimo, no? Quindi è troppo più forte di me. Allora, però partiva anche, vabbè, a parte che noi ci siamo sempre occupati qui di migrazione, però partiva da un altro presupposto, che era questo, cioè perché, mi chiedevo e ci siamo chiesti molto spesso con i miei colleghi di geografia, lo studente siciliano arriva già all'università con l'idea che lui è peggio di quello che sta al nord. Allora, l'idea era l'educazione a fare capire che la cultura non aveva i più e i meno, no? Cioè un po' tutte quelle cose che dicevi tu, cioè quegli aspetti culturali che poi erano sia della lingua, ma anche quella, vabbè, quei tempi non in termini di colonialismo, diciamo, sto parlando di 20 anni fa, io ancora non c'ero arrivata a quelle letture, diciamo, me ne sono cominciata a occupare molto dopo. Però per me era dare degli strumenti perché sostanzialmente questi ragazzi avevano vissuto, spesso senza neanche troppo saperlo, delle piccole storie di razzismo. Un po', diciamo, quando io poi chiedo, vabbè, adesso vi racconto una mia storia di razzismo e poi voi mi dite se ne avete vissute. E lì venivano fuori tante cose che poi si rintracciavano anche in una genealogia, come hai detto tu, no? Della sofferenza minore, ovviamente, a queste, ma non per i loro genitori, però anche per loro, anche perché spesso loro erano stati un po' in Germania, un po' in Italia, insomma, avevano fatto questa scuola. Quindi l'educazione in fondo era, se vuoi, anche un po', questo ti parlo dell'inizio, no? Molto, vabbè, io la butto lì, però il mio intento è quello di dire, guardate, cioè non siete soli, cioè questa è una forma di sentirsi meno degli altri che si prova quando si vive in certi contesti, dovete liberarvene perché non è così, sta a voi. Questa era la prima aspetto. La seconda parte che tu mi chiedevi, dell'emancipazione e del racconto familiare, ma i primi anni erano talmente tanti questi racconti e pazzeschi, di un interesse che io mi mangerei le mani oggi perché non me li riesco a ricordare, perché erano davvero delle storie veramente incredibili, che sì, invece, cioè c'era quasi come l'esclusione dei palermitani, che spesso erano quelli che non avevano grandi storie di migrazione da raccontare, mentre tutti quelli che venivano dai paesi era il loro momento. Questa cosa invece è cambiata moltissimo negli ultimi 10 anni, dove nessuno racconta più di storie di migrazione, perché, come dici tu, sono storie del passato, se ci sono io non le so, anche quando chiedo nessuno mi risponde. Invece c'è una fortissima concentrazione su questo tema del guardo a ieri, però penso a quanto sta accadendo oggi. E allora lì invece proprio questo tema della colonizzazione, cioè del tentativo, per esempio un altro aspetto che esce fuori molto è il tema dell'agency, cioè i ragazzi
fanno una grande differenza, cioè leggono il documentario in tema di agency dei protagonisti di oggi rispetto a quelli di ieri, con osservazioni, devo dire, fantastiche anche lì. Però proprio, è chiaro, io insegno anche, attenzione, a corsi dove insomma questo tema della migrazione, cioè, è difficile trovare un ragazzo che mi dica non mi interessi, perché in alcuni corsi poi anche lo scelgono. Quello che però è estremamente interessante, l'altro aspetto, è che nonostante nessuno di noi ha delle competenze cinematografiche, i ragazzi sono appassionati dal bianco e nero. Questo è un altro degli aspetti che io non so spiegare, diciamo, se non nella misura del quello che dicevo prima, cioè dell'immaginario, della ricostruzione dell'immaginario che poi importa, no? Tu ricordavi Said, Said in cultura e imperialismo, che è uno dei miei libri, diciamo, fondamentali della mia educazione, della mia formazione, proprio racconta di questo, di questi spazi, che vanno in lungo e in largo, che ricordano, che sono immaginati, ma che non mettono in dubbio l'importanza del testo, no? E l'importanza della fiction in quel caso. Ecco, questo per me è utile per raccontargli come spesso la testualità del racconto, diciamo che comunque è un documentario di documentari, deve essere letto all'interno di una storia che poi ti lascia assolutamente coinvolto e ti fa dimenticare che è un montaggio e quindi una selezione, una scelta. Ma lì loro già lo sanno, perché gli faccio una testa tanto quando gli parlo delle carte, perché purtroppo, diciamoci, la geografia a scuola non si studia mai bene, quindi c'è una proprio impossibilità di geografia di base. Vabbè, questo è un altro discorso. Spero di averti risposto, Vincenzo. Grazie Giulia, grazie mille. Ora sono terrorizzata da Chiara, sono, devo dirti, molto terrorizzata da te. Perché? No, anzi. Perché adesso ti ho stalkerato, non lo faccio mai, infatti non lo devo fare mai più. Perché no? No, ho guardato chi eri su internet, insomma, e quindi ho capito che abbiamo tante cose in comune e questa cosa un po' mi preoccupa, e vabbè. Non direi, anzi grazie sia a te che anche a Vincenzo per le domande. E allora, siccome stiamo condividendo anche un po' dei nostri vissuti, vi dico che io invece sono una donna del nord, e quindi anche se con una nonna di Ercolano, questo documentario che hai scelto mi è molto utile, e sarebbe bello se la RAI potesse riproporlo magari in un orario accessibile, visto che credo sia successo solo nella trasmissione fuori orario, che purtroppo va in onda a notte fonda. E a questo proposito volevo anche dire, senza nessuna intenzione polemica, però non mi trovo molto d'accordo con quello che diceva Minnie Ferrara prima, che ha detto che è giusto che certi film che abbiamo nominato oggi non arrivino in sala, perché secondo me invece ci vorrebbe proprio una sorta di terapia d'urto rispetto alla alfabetizzazione al cinema e agli audiovisivi in generale, ma mi riferisco quindi non solo al lavoro che si può fare con il cinema in generale, quindi portando bambini e studenti al cinema, ma anche proprio al lavoro che ci state raccontando tu, Nicoletta e Annalisa e molti altri oggi. E quindi no, guarda, la mia domanda in realtà è molto semplice e in parte forse hai già risposto. Volevo chiederti quali sono secondo te da un lato le opportunità e da un lato anche i rischi nell'utilizzare il documentario come strumento didattico, ma in particolare
quando si tratta di film sulle migrazioni. E questo lo dico, lo chiedo considerando anche che come italiani noi abbiamo sì una storia di migrazione, ma c'è un rimosso che a molti non consente di interrogarsi, quindi poi nemmeno di empatizzare con chi migra oggi verso l'Italia. Se permettete, scusate, c'è una ragazza, c'è Albana, che avrebbe anche lei voglia di partecipare al dibattito, la facciamo parlare così poi... Certamente. Grazie. Sì, grazie. Volevo fare una domanda alla professoressa Despuches. Mi interessava molto questa pratica didattica, cioè come lavora con gli studenti all'università, fa visionare prima il documentario, il prodotto e poi si analizza. Ecco, sono curiosa appunto dal punto di vista didattico, operativo, pratico. Grazie. Sì, grazie, grazie della domanda. Allora, rispondo prima a Chiara e poi rispondo ad Albana Mucco. Allora, la no empatia. Io non sono affatto convinta che l'empatia faccia parte di quel processo di riconoscimento, possibile riconoscimento. Anzi, io penso che proprio c'è una voglia di non dirsi, voglia di non ricordare, e questo, diciamo, e questo io lo do per scontato, nel senso che lo dico subito, dico, diciamo, questo non, noi lo possiamo guardare guardando all'oggi, ma non guardatelo come una possibile, come dire, come un possibile legame facile, semplice, ma è molto condizionato da tanti gomiti. Chi è fuori dalla povertà non vuole ricordarlo, cioè questa è una lezione che abbiamo imparato e che conosciamo e che appunto fa parte di quelle memorie che vengono, cioè la memoria ovviamente no, c'è qualche cosa si ricorda, qualcosa non si ricorda, ma fa parte di quel processo per cui poi c'è una rielaborazione e questo per me è il primo aspetto che dico, è che quando i ragazzi, appunto, soprattutto in questo secondo periodo, mi dicono vabbè, ma perché allora se uno è così non si capisce che prima noi eravamo quelli? Dico, ma non è che non si capisce benissimo. Il problema è che non si vuole ricordare. Quindi ci sono due grandi rimossi, io direi, quello che dicevi tu, quello appunto legato anche a quello che, diciamo, è la nostra storia coloniale, e soprattutto c'è anche forse quest'idea che con questo, cioè questo sguardo, per esempio, che richiamava prima Vincenzo sul pensiero, che anche si era detto oggi sulla idea del colonizzare il meridione, no? Questo sguardo e questo pensarla in questa maniera. Io credo che comunque questo sia molto poco indagato proprio perché, diciamo, è una storia che parte dalle colonie per poi arrivare al sud, in quel cambiamento, no? Subito dopo la guerra, con l'uomo nuovo che diventa l'uomo nuovo del sud, che si vede qui molto semplicemente con tutto questo gioco sul moderno e non moderno. Rischi, non lo so, io sono un po' kamikaze, diciamo, nella didattica, e qui vengo alla domanda di Albana. Io mi innamoro dei progetti, cioè mi sono innamorato di questo documentario, mi sono innamorato per esempio un'altra volta di La battaglia d'Algeri, e le butto un po' lì e poi magari miglioro anno a anno. Credo che la cosa importante sia, visto che noi di solito insegniamo, io insegno 60 ore in un corso e penso questi poveracci che si devono sentire 60 ore mie, dico, vabbè, se non se ne sentono due che cominciano e poi parlano loro su una cosa che secondo me è molto forte, poi vediamo, cioè poi io faccio, se vuoi, il controcanto, o provo a fare vedere i punti che magari non sono stati detti. E questo forse è anche un modo per evitare quei rischi, non so se ho risposto alla tua domanda, Chiara, penso che alla prima avevo risposto, cioè l'utilità è proprio quella, che il libro,
che vi posso assicurare, dice le stesse cose del documentario, però è molto più noioso, non c'è dubbio, assolutamente. E quindi mi piace semplicemente, insomma, provare a ricostruire la struttura e spiegare come si può leggere e guardare. Forse non sempre ci sono riuscita nel tempo, oggi mi chiedo se questo documentario è ancora utile, perché in realtà non credo che l'idea di parlare della migrazione di oggi guardando questo documentario sia utile, questo non sono convinta, ma sono molto interessata a capire oggi, e se, cioè, se dovessi pensare, perché ho incontrato degli emigrati australiani, no? E non solo, ultimamente in Sicilia, che sono stati ricevuti come benefattori, a cui per esempio ho estorto una borsa di studio di lingua inglese per i ragazzi di un paese del centro della Sicilia, proprio perché loro parlavano l'inglese, erano considerati benefattori, e li ho intervistati. Queste sono figure straordinarie di cui non si parla, perché ormai, cioè, la figura del siciliano che rientra è quello che si è fatto la seconda casa, la casetta, così, ma invece c'è tutto un mondo anche di successo con degli immaginari pazzeschi, cioè questi vogliono ristrutturare la chiesa del paese terremotato che è tutto giù di Poggio Reale. Perché? Perché è il loro santo patrono. Allora, non lo faranno, non ci riusciranno mai, però è un grandissimo progetto, un immaginario pazzesco di questo rapporto tra, come diceva, che mi è piaciuto moltissimo, me lo sono annotata ieri, Magda, mi pare, della doppia presenza, no? Contraria alla doppia assenza di Sayad. Questa della doppia presenza credo che sia forse la cifra con cui oggi dobbiamo guardare questi aspetti. Certo, io grazie mille. Intanto, quando parlavo di rischi, pensavo ad esempio al rischio che un mezzo come il documentario, per qualche esperienza che ho avuto io, ma negativa tra molte positive, intendo, che il documentario possa in qualche modo allontanare, perché è visto dai ragazzi, dai più giovani, come un mezzo molto lento. E quindi mi capita, essendo anche programmer, quando propongo dei documentari, che ci sia questa reazione istintiva, c'è un po' un pregiudizio, forse proprio anche perché, dicevamo prima, documentario è un genere che è stato sempre meno visto, meno proposto, e quindi storicamente non abbiamo ancora avuto il tempo di affezionarci abbastanza. Sì, io credo, diciamo che, cioè, ci pensavo anche prima, perché io ero molto d'accordo con quello che dicevi tu all'inizio a proposito di Erminia Ferrara, no? Cioè di questa... lei diceva questo aspetto che sono d'accordo con te, io trovo che invece tutto può essere visto, no? Anzi, tutto dovrebbe essere visto, cioè questi progetti forti. Ma lei diceva un'altra cosa che mi faceva proprio vedere la differenza tra chi insegna nell'ambito di programmi, insomma, con studenti che vogliono fare cinema o video, e chi invece fa come faccio io, scienze sociali, che si occupa di cultura, di geografia e di spazio. C'è mentre lì diventa poi anche molto un aspetto tecnico, qui invece c'è il fascino della storia che, anche se lenta, però riesce a catturare, cioè io non riesco a vedere, credo che davvero difficilmente queste lezioni, anche perché questo documentario dura una mezz'oretta, fai conto che le lezioni durano 2 ore, no? Quindi di fatto non ho mai visto, anzi ho sempre visto che la lezione la dovevo a un certo punto tagliare. Credo che ci sia proprio una differenza di spettatori lì, che gioca
quello forse diciamo nella tua esperienza, poi non so, mi puoi dire tu da questo punto di vista. Volevo dirvi una cosa, siamo quasi in scadenza di tempi, abbiamo ancora 3 minuti, quindi ognuno di voi ha 1 minuto se vuole fare una piccola conclusione, sarebbe simpatico anche per il pubblico che ha resistito fino alla fine della giornata. Sì, ma magari volevo solo precisare che ci muoviamo io e Giulia in 2 contesti diversi, perché io queste esperienze le ho fatte diciamo col pubblico in sala, invece progetti nelle scuole, invece lei ha un altro target sia di età sia insomma di il luogo dove questo avviene è un altro, e vedo che gli studenti non ci hanno ripresi per questa idea che ho espresso, e se non so se Vincenzo vuole aggiungere qualcosa io mi posso fermare qui. Grazie Chiara, sentite, io proprio finisco riallacciandomi a un po' alle impressioni di Giulia e delle sue lezioni con i suoi studenti. C'è un proverbio bellissimo africano che anche in lingua portoghese, laddove è parlata in Africa, è declinato così, dice: finché il leone non imparerà a scrivere, no, il cacciatore sarà sempre l'unico vincitore, no? Ovviamente, no? Se la migrazione è raccontata dal colonizzatore o dal nord, no? Avremo sempre, no? Coloro che si lamenteranno di quelli che puzzano, di quelli che fatica, insomma, eccetera, eccetera. Soltanto una testimonianza dei miei studenti. In questi ormai 11 anni di lezioni a Milano mi è capitato di avere tantissimi studenti che arrivano da tanti posti, con storie anche di migrazione diversa, e c'era sempre questa specie di problema identitario, no? E ricordo una volta, 5-6 anni fa, ho avuto una studentessa di Capo Verde, ovviamente ormai in Italia da tanto, probabilmente adottata, adesso insomma non entriamo nelle storie familiari. Un giorno dopo una lezione in cui avevo tracciato un po' la storia culturale, ma anche la storia del cinema capoverdiano, ricchissima, è uno dei grandi cinema dell'Africa, alla fine della lezione la studentessa si avvicina e mi dice: prof, sa che io non sapevo neppure che nel mio paese di origine ci fossero dei registi, no? Quindi capisco come anche una lezione, un racconto può avere una funzione proprio identitaria. E con questo mi taccio e davvero ringrazio ancora tutti, Nicoletta, per questa missione veramente di raccontare il reale che ci ha proposto in questi 2 giorni. Ancora grazie. Allora, chiudo anch'io ringraziando Nicoletta, Chiara Martucci, Elena Ogliari, che diciamo, anzi io vorrei anche vederla un'altra volta, se mi sembra che è giusto, che insomma che appaia pure lei, perché insomma ha lavorato tantissimo e dietro le quinte. Insomma, vorrei riconoscerla la prossima volta che l'incontro. E quindi grazie davvero. Grazie. E insomma, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, perché mi hanno insegnato molto e mi piace molto questa cosa, e mi ha anche fatto sentire meno sola in quelle che io penso un po' essere delle mie follie, cioè che mi metta a fare così. E niente, grazie anche a Claudio Milanesi per essere stato, diciamo così, bravo, nel senso che, insomma, come si dice, leggiadro, ecco, questa tua... è stato assolutamente un mastino, devo dire, io gli ho dato degli orari, lui si è... Infatti non ci dormo stanotte, abbiamo sforato di 2 minuti, insomma...
Assolutamente no, no, davvero è stato interessantissimo. Claudio, scusami, ti ho interrotto, stavi dicendo qualcosa? No, volevo darti la parola perché penso che hai avuto la parola per aprire questi magnifici due giorni e la riprendi per chiuderli. Io non essendo, a parte voler testimoniare del mio entusiasmo dopo questi due giorni di aver scoperto tutte queste cose e la grande varietà della forma del racconto della realtà filmico, che corrisponde abbastanza a quello che pensiamo dalla parte della non fiction scritta, della grande varietà del racconto della realtà dei romanzi non fiction, e perché anche solo oggi abbiamo visto queste cose così diverse, il documentario di documentari, il laboratorio di ricerca visuale con dei giovani che ricostruiscono la memoria familiare, la ricerca di documentare l'indocumentabile, cioè veramente la varietà più ampia e direi anche, per finire, almeno per quanto riguarda la mia testimonianza di ignaro fino a ieri, il fatto che mi sembra di scoprire che tutto quello che abbiamo visto oggi e ieri ci ha fatto come una testimonianza che anche col racconto della realtà quello che viene trasmesso sono dei sentimenti come, e delle esperienze come l'oblio, la negazione, il rifiuto, l'umiliazione, la morte, ma anche in certi casi, per fortuna, anche la reazione, la memoria, l'esperienza di liberazione. E non mi ero mai posto questo, non mi ero mai accorto che raccontando la realtà si potessero toccare delle corde simili a quelle che tocca la grande letteratura. Beh, mi sembra un modo bellissimo di concludere, peraltro a tutte le considerazioni che facevi tu, Claudio, su quello che viene fuori dal documentario. Ne aggiungerei un'ultima, senza innescare un dibattito, però mi piaceva rilevare nel ragionamento che faceva Giulia questo riferimento agli archivi, cioè gli archivi che rischiano di essere così dimenticati e che comunque questo tipo di cinema in qualche modo fa rivivere, riporta, trasforma, ritraduce in una formula che è sicuramente più godibile e più facilmente circolabile. Ecco. Dopodiché anche per me è stato interessantissimo, in realtà siamo noi che ringraziamo voi e naturalmente rifaccio i nomi: Chiara Martucci adesso si è resa visibile, è stata fondamentale nell'organizzazione di questa cosa, Chiara Zanini che oltre a parlare qui ha fatto anche l'organizzatrice, Elena si è resa fuggevolmente visibile ma adesso è riscomparsa, però anche lei è stata importante, poi c'è Gianmarco Torri che non si è fatto vedere mai, però anche lui è stata una presenza molto importante in tutto questo lavoro. Avrete un ringraziamento tangibile di questa vostra partecipazione che adesso vi faccio vedere condividendo lo schermo, nel senso che non è ancora pronto il volume ma vi arriverà, vediamo se ci riesco. Ecco, questo è il volume che abbiamo ristampato e modificato un pochino, che era quello che era uscito quando Valentina ha vinto il primo premio del nostro concorso. Allora lo abbiamo ripreso, recuperato, c'è il Q-code per vedere il documentario che era stato premiato in quell'occasione. Dentro il volume, oltre al testo di Barbara Carlaschelli che c'era già, c'è anche un pezzo di Chiara Zanini dedicato appunto a Valentina Pedicini. Appena pronto, appena abbiamo il cartaceo in mano, ve lo facciamo avere agli indirizzi che ci darete voi. E visto che sono qua, vi faccio vedere anche un'altra cosa, vi ringrazio in questo modo. Che in realtà appunto un'immagine rubata ai miei studenti, e però mi sembrava un bel modo per ringraziare quelli che sono rimasti qua. Davvero molta gratitudine a tutti i partecipanti e anche all'Ateneo che in qualche modo, con tutto quello
che c'è in ballo in questo momento, sia il rettore che la correttrice hanno trovato uno spazio per avviare i due giorni di questa iniziativa. In effetti stanno sostenendo DocuSigil. Ora speriamo che questo sia un modo, un passo verso una ripresa delle iniziative che abbiamo fatto in questi anni, compreso il festival. Ricordo a quei pochi che sono presenti, ma magari fate circolare anche voi, vi chiediamo la cortesia di far circolare anche voi il bando del concorso Meti Città, che scade il 15 di giugno, giusto Chiara? Lo trovate sul nostro sito, che è un po' malandato, ma insomma il bando si vede bene, nel senso che lo stiamo traghettando, lo stiamo riformulando, però sul nostro sito trovate, adesso lo trovate ancora, il sito si chiama docusiti.unimi.it. E basta, direi, continuate a seguirci, noi continueremo a seguire voi, a coinvolgervi in queste belle iniziative. Scusate, solo una parola conclusiva per ricordare a chi ci sta seguendo che se volete vedere i documentari di cui si è parlato in questi due giorni, c'è una playlist sul canale YouTube della Statale di Milano, e anche Andrea Caccia ha reso disponibile l'estate vola su Vimeo. Quindi insomma, siccome appunto è un'occasione particolare, ve la ricordo. E grazie a tutte e a tutti quelli che hanno parlato, Giulia in particolare mi hai conquistata. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie, buona serata.